A volte per poter farsi sentire non basta parlare o postare. C'è bisogno che qualcuno ti dia un microfono, un palco, un'opportunità. Buon pomeriggio e benvenuti al Civica Public Lecture Series Tour d'Europe. Non solo Erasmus, facciamoci sentire in Europa. Io sono Mario Pagano, sono un dottorando presso l'Istituto Universitario Europeo che ci ospita qui a Firenze. Cedo subito la parola per i saluti istituzionali al presidente del nostro istituto prima di cominciare con il nostro evento. Presidente, credo che lei sia già collegato, se non sbaglio. Benvenuto, presidente, un piacere ritrovarla. E le cedo subito la parola. Allora, buongiorno a tutti, grazie Mario per darmi la parola e darmi l'occasione di salutare tutti. È un piacere per me darvi il benvenuto all'Istituto Universitario Europeo che è, come sapete forse, uno dei membri fondatori della rete Civica. Ed è poi un'università un po' speciale, ma ha in comune con gli altri membri della rete in questione una visione del ruolo dell'università che non è solo quella di un centro di produzione del sapere. Vogliamo anche essere un luogo di discussione aperto sulla società, rivolto a tutti. E pertanto siamo naturalmente molto orgogliosi di poter accogliere oggi questo evento. Il mondo in cui viviamo sta cambiando e sta cambiando a un ritmo sostenuto. Le sfide sono tante e diverse. Riteniamo che l'Europa possa essere, se non la risposta, almeno il luogo in cui le risposte a queste sfide devono essere date. Ma perché questo avvenga, non possiamo accontentarci semplicemente di un riferimento retorico all'Europa, alla nostra volontà di Europa. Bisogna parlare di questi problemi, sentire quelli che hanno voglia di impegnarsi e di dire la loro su questi problemi e cercare insieme di identificare, direi, i lineamenti di soluzioni comuni. È un processo complicato,
ma è molto importante se vogliamo veramente fare di questa Europa una creazione che serva fini adatti alle sfide del nostro tempo. Sono pertanto molto lieto di aver l'occasione, e devo dire uno dei primi eventi che vengono organizzati all'Istituto dall'inizio dell'anno, mi sembra molto opportuno che sia appunto un dibattito aperto come quello di oggi, che segni la ripresa delle nostre attività sul campus. Spero che tutti troverete un interesse in queste discussioni. Ringrazio tutti i partecipanti e naturalmente in particolare modo gli organizzatori degli eventi. Buon dibattito e buon pomeriggio. Grazie mille Presidente De Hoes, grazie anche per aver ricordato l'importanza di ritornare a svolgere attività sul campus. E prima di iniziare l'evento, prima di cominciare le nostre riflessioni sui vari temi che sono all'ordine del giorno, vorrei passare la parola a una mia amica e collega, Aurélie Villanueva, una nostra ricercatrice in collegamento da Stoccolma. Ciao Aurélie. Ciao Mario e buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere raggiungervi oggi. Io vi parlerò di come siamo arrivati all'evento di oggi. Come ha detto Mario, mi chiamo Aurélie, sono una dottoranda in legge all'Istituto Universitario Europeo. Nel 2018, insieme ad altri amici ricercatori, abbiamo creato un forum per discutere di questioni legate all'Unione Europea. Volevamo parlare di Unione Europea anche fuori dall'Accademia, come cittadini e non solo come studiosi, con persone diverse da noi e con parole più semplici. Con questo spirito abbiamo chiamato la nostra iniziativa Studs for Europe. Inizialmente abbiamo organizzato dibattiti e discussioni all'Istituto Europeo. Dopodiché abbiamo iniziato altre attività come ad esempio un forum sulle elezioni europee del 2018 a Firenze e dibattiti con i candidati di diverse liste. Insieme a Studs for Europe è nato il gruppo dell'Engaged Academics, con cui condividiamo l'impegno civico a confrontarsi anche al fuori dell'Accademia. L'Engaged Academics in questi 4 anni di vita hanno organizzato incontri aperti ai cittadini e hanno tenuto lezioni sull'Europa in diverse scuole superiori di Firenze, in presenza ma anche online. Oggi lavoriamo tutti insieme per l'evento Non Solo Erasmus, con la voglia di dare la parola e di ascoltare le nuove generazioni. L'evento di oggi non è solo il risultato della collaborazione tra due gruppi di ricercatori, è un evento che risulta della collaborazione tra 8 università, un'alleanza chiamata Civica, come l'ha detto precedentemente il Presidente. L'alleanza è composta da diverse università e istituti di studi superiori europei, attivi nei campi delle scienze sociali, politiche pubbliche, business management e altri, e sono base in diversi paesi. Queste università sono l'Università Bocconi di Milano in Italia, Central European University in Ungheria e Austria, Hersey School di Berlino in Germania, National University of Political Studies and Public Administration in Romania, Sciences Po in Francia, Stockholm School of Economics in Svezia, dove mi trovo oggi, London Schools of Economics in Inghilterra e l'Istituto Universitario Europeo a Firenze, in Italia. L'Alleanza è nata nel 2019, fa parte del progetto dell'Università Europea della Commissione Europea. Tra le 8 università si tengono diverse attività online e in persona, corsi per studenti, formazione per lo staff, conferenze per ricercatori e anche attività fuori dell'università. La Civica Public Lecture Tour d'Europe di oggi è un esempio di iniziativa dell'Alleanza.
Ci tengono a ringraziare i nostri partner di Civica che hanno dato un aiuto prezioso nella preparazione dell'evento. Per concludere, insisterei su un concetto importante per i nostri gruppi di ricercatori, Search for Europe e Engaged Academics, ma anche per Civica, è il dialogo. Il dialogo tra università, tra studenti, tra ricercatori, tra professori, ma soprattutto il dialogo tra la società civile e l'università. Con questo evento abbiamo provato a onorare il concetto di dialogo perché l'evento di oggi coinvolge dottorandi delle università dell'Alleanza Civica, ma anche con persone della società civile che non hanno un percorso accademico. Siamo sicuri che questo confronto sarà stimolante per voi e oggi il microfono è tutto vostro. Grazie mille e benvenuti. Grazie mille Aurélie per queste belle parole, anche per aver ricordato soprattutto il perché lo abbiamo fatto, ricordare l'importanza che per noi ha il dialogo tra il mondo accademico e il mondo della società civile. In questi anni abbiamo organizzato, come tu hai ben ricordato, tantissimi eventi a Firenze e dintorni, ed è un po' con questo spirito anche che abbiamo cercato di concepire questa iniziativa, non solo Erasmus. Innanzitutto perché ci sembrava che ai giovani venissero tolte opportunità di espressione, soprattutto agli adolescenti, soprattutto agli studenti delle scuole superiori e agli studenti universitari. Quando si pensa all'Europa e associamo l'Europa alla gioventù, di solito pensiamo appunto al programma Erasmus, ma appunto i giovani non sono solo Erasmus, possono offrire molto di più, possono offrire idee, innovazioni, progetti, ma anche parlarci di disagi, parlarci di problemi e di violenze. Ed è un po' con questa voglia di ascoltarli, di sapere in che mondo vorrebbero vivere, in che tipo di società vorrebbero trovarsi di qui nei prossimi 50 anni, è con questo spirito che abbiamo deciso di creare questo evento, non solo Erasmus, facciamoci sentire in Europa. E che tipo di evento abbiamo pensato? Che tipo di topic abbiamo deciso di toccare? Topic che pensiamo siano vicini al sentire giovanile di oggi. Il primo panel, appunto, ha come titolo, abbiamo scelto Ascolta il tuo pianeta, Listen to your Earth, che prenderà appunto luogo fra poco, tra le 2:30 e le 3:15, e vedrà appunto la moderazione da parte di Annaëlle Vergongean. E quindi, come ricordava anche Aurélie, abbiamo deciso di utilizzare il network di Civica per attingere a piene mani dalle altre università per fare un evento che fosse pienamente europeo. Quindi Annaëlle viene da Sciences Po e sarà affiancata come speaker da Kate Yeo, che invece è una attivista per l'ambiente direttamente collegata da Singapore. Dopodiché avremo un secondo panel tra le 3:15 e le 16, che riguarderà invece la violenza di genere online, quindi anche questo un tema estremamente attuale, particolarmente sentito appunto dai giovani, moderato da Roberto Occhiuzzi, direttamente dall'Università Bocconi di Milano, e avremo come speaker in questo panel Silvia Semenzin, ricercatrice presso l'Università Complutense di Madrid. Dopodiché avremo un break musicale, perché non possiamo stare soltanto a riflettere e a discutere in maniera troppo troppo seria, ma avremo la fortuna di avere anche una giovane cantautrice e ricercatrice che mette insieme arte e accademia in una stessa persona. Avremo quindi Alice Mata, una cantautrice romana, tra le 4 e le 4:15, e poi concluderemo con un ultimo panel tra le 16:15 e le 17:15, che è un po' il panel che dà l'identità anche un po' a tutto l'evento, come farsi sentire in Europa, partecipazione politica giovanile. E qui avremo la fortuna di avere Marta Migliorati, ricercatrice presso la Hertie School di Berlino, collegata dalla Germania. Dopodiché, come speaker invece, Cristiana Marchitelli,
in collegamento da Bruxelles, e Jacopo Bencini, assessore presso il comune di Pontassieve. E poi concluderemo l'evento fra le 17.15 e le 17.30, e quindi un primo invito che vi faccio è quello di restare connessi con noi fino alle 17.30, fuso orario ovviamente di Firenze, fuso orario italiano, quindi a questo punto, arrivati a questo punto, credo che possiamo cominciare con la presentazione delle modalità di interazione. Per coloro i quali si sono collegati e hanno saputo del nostro evento tramite i social o tramite il sito internet del nostro istituto, abbiamo sempre fatto presente la voglia di interagire e di rendere questo evento veramente un'opportunità di dialogo e offrire ai giovani una possibilità per esprimere le proprie opinioni e quindi come esprimere queste opinioni. Prima modalità, presentare domande attraverso ovviamente la chat box, specialmente durante le Q&A session che saranno presentate durante i panel, quindi la chat box potete scrivere, digitare, commentare anche in diretta l'andamento dell'evento e fare le vostre domande oppure semplicemente osservazioni. Seconda modalità invece, l'interazione tramite i social che vi invitiamo a fare. Ovviamente potete utilizzare insomma, tutte le varie piattaforme che ritenete opportune, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok anche, perché no, e abbiamo previsto appunto due hashtag che potete utilizzare, li vedete qui nella slide. Il primo hashtag è Non solo Erasmus, il secondo invece Civica Public Lecture. Li ripeto, il primo hashtag Non solo Erasmus, in inglese Not Only Erasmus, e Civica Public Lecture, non c'è bisogno giustamente. Dunque, per quanto riguarda invece la partecipazione ai sondaggi, dunque abbiamo previsto anche dei sondaggi che saranno un po' il leitmotiv di tutto l'evento e con cui potrete dialogare e rispondere ai nostri input. Innanzitutto vi invito a prendere il vostro smartphone già da ora, prendere il vostro smartphone e inquadrare il QR code per partecipare sin da ora al sondaggio. Quindi vi do qualche secondo per partecipare al sondaggio, il QR code lo vedete qui nella slide, inquadrate il QR code tramite, ripeto, il vostro smartphone oppure con il vostro laptop, con il vostro PC. In alternativa al QR code potete anche andare sul sito www.menti.com e inserire il codice che vedete qui in sovraimpressione. Il codice è 96353305. Accedendo a Mentimeter potrete appunto interagire e partecipare ai nostri sondaggi. Quindi direi che vi do magari qualche altro secondo, visto che ci vuole un po' di tempo, magari avete il cellulare nella borsa, e direi che possiamo partire con la prima domanda, una domanda molto semplice, where are you from? Da dove venite? Per cercare anche di conoscerci un po' meglio, per cercare anche di cominciare a scambiarci idee. Vedo un po' di pallini che appaiono in diversi punti, non so se ci dicono già la verità sulle persone connesse. In realtà qui nello schermo lo vedo molto piccolo. I punti che vedo sono effettivi, sono le persone collegate, quindi vedo persone collegate dall'Africa, persone collegate in Europa dalla Spagna, credo, dall'Italia ovviamente. Sì, Charlotte in diretta, ecco, abbiamo già una prima interazione tramite Zoom. Charlotte ci chiede di scrivere il code gentilmente, quindi se possiamo un attimo ritornare sulla slide. Scusa, per rimanere su questa slide, perché il codice è scritto sopra where are you from c'è scritto go to menti.com e utilizzate il codice 96353305. Quindi con questo codice potete partecipare direttamente al sondaggio. Vediamo appunto che continuano a spuntare pallini in giro per il mondo. Ci sono persone collegate anche da Taiwan. Grazie anche a Cristi che ha inserito il codice nella chat box. Insomma, siete connessi da un po' di punti del mondo. Vedo anche che abbiamo una mano alzata. C'è No Man che vuole intervenire.
Abbiamo la possibilità di dargli la parola? C'è una persona che sta chiedendo la parola, abbiamo possibilità di dargliela o no? Allora, Noman Khalid, se vuoi fare un commento, basta accendere la camera e parlare. Accendere microfono e camera e parlare direttamente. No, non ce l'abbiamo. Va bene. Vabbè, magari se vuoi scrivere la tua domanda nella chat box, possiamo... Ah no, ce l'abbiamo. Noman, ciao Noman. Ciao, good afternoon. This is Noman Khalid. I'm talking from Italy right now, and I'm a student of European College of Pharma. And I would like to ask a question. Of course. Yeah. In the starting of this event, I cannot remember the name of the respectable person, some senior of ours. He was mentioning something that maybe Europe is the answer to problems of our time. I just want to know whether if he was saying this in reference of only Europeans or in a global context. So, io puoi ripetere per favore la tua domanda perché non riesco a sentirti bene con il microfono. Se puoi metterlo più vicino alla bocca, per favore. Sorry, I don't understand. Can you translate it? Just one second. Dovrebbe esserci la traduzione. Yeah, should I repeat the question? Yeah. Più vicino al microfono, my question is... Okay. Yeah, sure. Okay, thank you. The question was that in the starting of this presentation, some respectable senior of ours who was introducing a few things about this this webinar, he mentioned that he somewhere in his speech mentioned that maybe Europe is the answer for problems of our time. And I was wondering whether he was referring this in whether he was saying this in reference of only the European community or in a global context. Is Europe an answer for the problems of the whole world or only for the European? Okay. Rispondo in italiano perché abbiamo la traduzione simultanea. Comincio a darti io un mio primo commento, poi spero che ci siano altre persone che magari vorranno interagire e rispondere insieme a te. Io penso, per esempio, che i problemi e le soluzioni, soprattutto proposte dall'Europa, non siano soltanto una delle soluzioni per i problemi europei. L'azione esterna dell'Unione Europea ha effetti molto più ampi, anzi, per quella che è la mia opinione personale, dovrebbe essere anche potenziata. E quindi la mia risposta immediata è assolutamente no, nel senso che le soluzioni proposte dall'Europa non sono limitate al territorio europeo o agli stati membri dell'Unione, ma possono anche aiutare a risolvere problemi che vanno al di là del territorio europeo. Mi viene in mente, per esempio, la mia materia, la materia ambientale, ma anche in materia di tutela dei dati, il ruolo dell'Unione Europea è fondamentale a livello globale. Anche il Presidente vuole rispondere su questo punto. Presidente, prego. Presidente, deve accendere la camera e il microfono. Sì, richiede un po' di tempo, ma ci sono riuscito, grazie. No, grazie. Approfitto della domanda per dire che, secondo me, inoltre a quello che ha appena detto Mario, abbiamo davanti a noi un fatto molto importante per gli europei, ed è il fatto che i problemi che di più li interessano oggigiorno non sono esclusivamente problemi europei. Guardate l'agenda di questi dibattiti di oggi, non si tratta solo di problemi europei, sono problemi universali. Ma a guardarci bene, direi che i problemi principali che sta affrontando l'Europa oggi sono comuni all'intero mondo, sono problemi globali, a cominciare dalla pandemia che non è nata in Europa e che non verrà sconfitta se non c'è una risposta globale al problema. Lo stesso vale, come giustamente ha ricordato il nostro moderatore, per un problema come il cambiamento climatico. Non è un problema esclusivamente europeo
e sicuramente la soluzione non può essere esclusivamente europea. Dunque, non vorrei che i miei commenti iniziali fossero interpretati come una forma di neocolonialismo, non è lo spirito in cui facevo questo piccolo commento introduttivo. Cercavo piuttosto di dire qualcosa di senso contrario, cioè che questa Europa che si sta costruendo non ha futuro se non risponde alle preoccupazioni dei cittadini. Grazie Presidente, e grazie anche a Numan, spero di pronunciare bene il suo nome, per la domanda che ha posto. Spero che in qualche modo abbiamo trovato una risposta. E invito ovviamente tutte le persone collegate, vi invito a presentare le vostre domande e osservazioni, soprattutto durante le Q&A session che ci saranno durante i singoli panel. Quindi avremo tanto tempo per interagire, per fare domande e osservazioni. E quindi a questo punto chiederei di passare al prossimo sondaggio, che invece è quello relativo, quindi riprendete in mano gli smartphone e partecipate anche al nostro secondo sondaggio. What language do you speak? What languages do you speak? Così per vedere in che come possiamo interagire. Abbiamo visto che comunque ce la caviamo abbastanza bene, e ci terrei a tal proposito anche a ringraziare il team di traduttrici che ci sta dando una mano appunto a tradurre tutto l'evento in inglese. Tra l'altro l'inglese sembra la lingua meno parlata da quelli che sono i risultati che stanno uscendo, perché abbiamo Italia, Francia, many more, abbiamo, ok, anche tedesco, inglese. Bene, quindi, come dicevo, abbiamo pensato di fare una traduzione simultanea, ovviamente per cercare di non lasciare indietro nessuno e di farla principalmente in italiano, perché per cercare di collegarci meglio alla realtà locale che ci circonda qui a Firenze. Detto questo, direi che possiamo presentare il primo panel. Il primo panel che, come accennavamo prima, riguarda l'ambiente, il cambiamento climatico, Listen to Your Earth. E introduciamo questo panel con un'immagine che pregherei la regia di mostrare, una slide, dove abbiamo questo oggetto un po' particolare. Nel 2012 la BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, ha distribuito questo gadget che viene conservato presso gli archivi storici dell'Unione Europea di Firenze, che sono ospitati, diciamo, hanno sede qui presso il nostro istituto, e vogliamo ringraziarli anche per la possibilità di avere accesso a questi documenti. E come dicevo, la BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, ha distribuito questo gadget, questo Shower Coach, una semplice clessidra che ricorda ai cittadini europei di limitare il proprio consumo di acqua e quindi anche l'energia necessaria per scaldarla. Quindi questa immagine ci porta immediatamente in una dimensione di sostenibilità e di rispetto anche della limitatezza delle risorse naturali, di cui dobbiamo tenere naturalmente conto. E quindi a questo punto io passerei la parola, magari con, non so se... Sì, è già in collegamento con noi, mi pare di averla già vista. Passerei la parola ad Anna-El Vargonjan, dottoranda presso Sciences Po Paris, che modererà appunto il panel su clima e sostenibilità, e vi invito a interagire, a fare domande, a presentare i vostri commenti. E il panel dal titolo Listen to Your Earth, con un ospite davvero molto, molto speciale. Anna-El, benvenuta, e a te la parola per presentare anche la nostra ospite. Grazie. Thank you very much, Mario. Well, thank you very much. I'm very glad to be presenting this panel with Kate Yeo. We are going to have an intervention by Kate, who is a Singaporean activist for climate change, and who is going to talk to us about her experience as an activist for climate change. And we'll firstly have a poll, which will soon appear, I think, on the screen. And you will then have a few minutes to answer the poll, and we will listen to Kate's intervention, and then we'll have another poll and a lot of time to speak together about how all of you are engaging for climate change, respectively.
Thank you very much. And I don't know very much how. So I think the poll is now on the screen. I can't see. I think you, it's still at the same, you can vote now. So the first poll is, what is the most important action for protecting the planet? So here, it's up to you to vote. So I'll let you vote. Okay, so I'm seeing a few answers already. So I'll let you, I'll give you a little bit more time to answer so that we can see very much clearer answers. So I'm seeing that lots of you are already thinking that what is most important is to consume and buy responsibly. A quarter of you are saying that it's important to vote in elections, and a few more are thinking that it's important as well to raise awareness or to join an environmental association. So, seeing these first results of the poll, we can put that to aside and maybe comment them a little bit later when we'll come back after Kate's intervention. Kate, would you want to intervene now and talk to us about how you think it's important to act to protect the planet? Thank you so much. First, let me just share my screen. Okay. If you guys can see my screen, could you just give a thumbs up? All right. So I'm sure most of you have probably seen photos like this before. We've all heard about youth from around the world skipping classes every Friday to go out on the streets and demand stronger climate action. But what about youth from countries like Singapore, where I'm from, where simply holding up a sign in public could get you arrested? Before we dive into that, let me just quickly introduce myself. Hi everyone, my name is Kate, and I'm a 19-year-old sustainability advocate from Singapore. So in the last 2 or 3 years, I've led several initiatives to drive environmental action. I have Bring Your Own Bottle Singapore, which is an initiative in Singapore that works with cafes and restaurants to reduce plastic wastage. I also co-founded ReEarth Initiative, which is an international youth NGO that advocates for climate justice. So the thing is, for most of my life, I didn't actually care about the environment. I used to eat meat every day, I used plastic bags all the time, and I slept with the air conditioner on full blast every single night. But in 2018, I started learning about the climate crisis and the environmental destruction happening around the world. And it was just impossible not to care anymore. So that year, I started to make significant changes in my own lifestyle. I bought a metal straw, I started bringing my own utensils and containers around, but it still wasn't enough because all around me, I still saw people using plastic cups, bags, bottles, cutlery. And then that's when I told myself that I couldn't just sit around and wait for change to happen on its own. So that's why I started Bring Your Own Bottle Singapore. Starting my own campaign can sometimes sound like a pretty great achievement, but in all honesty, I had no idea what I was doing at the start. So I designed stickers like this, and I started randomly contacting all the F&B businesses I knew, asking them if I could paste my stickers at their store. And I sent email after email after email. Altogether, I think I contacted hundreds of different food establishments in Singapore. So out of all of these, I actually only received 6 replies. And of the 6, 3 were to reject my offer. So I was definitely off to a bad start, but I didn't want to stop just there. So I moved on to the second part of my project, which was social media. I set up an Instagram page and I started posting infographics to promote a plastic light lifestyle. Then slowly but surely, things kind of started picking up. So other students from other schools found my Instagram account and they asked me for stickers to paste in their own school canteen. And then people even began posting Instagram stories of themselves, bringing their own bottles to purchase drinks. So this was a major turning point for me because that's when I realized that even as one small account, I could actually make a difference. So
So since then, BYO Bottle has only grown, and now we have over 250 drink stalls all across Singapore. We've also reached out to at least 10,000 people through social media and different outreach events. And we're just getting started. The impact doesn't stop at awareness and education. I've also had the opportunity to meet with ministers to discuss sustainability policies for Singapore. And this year, after years of advocacy, Singapore has finally agreed to impose a charge on disposable carriers. The story doesn't end here, because after a while, I wanted to do something more, something beyond just plastics. In other parts of the world, my peers were marching on the streets every Friday, fighting for climate justice. But here's the thing, in Singapore, public protests aren't allowed. So there's one park in the entire country where protests can be held publicly, which is the photo you see here. And even then, you need to apply for a permit from the police, and most permits actually get rejected. So I guess I suddenly felt stuck at one point because I felt inadequate. The media portrays a very specific image of what a youth activist looks like, but I couldn't be that kind of activist in my country. And because of that, I found it difficult to see my value in the environmental movement. Until one day, I came across this photo. Social change ecosystem. And the keyword here really is ecosystem, because in nature, an ecosystem comprises so many different parts. You have plants, animals, bacteria, even the weather, and all of these work together to form a bubble of life. So in the same way, I begin to see that there isn't one right way to be an activist. For the climate movement to move forward, we need different people playing all of these different roles that you see on the screen here. So that's why last year, I decided to co-found ReEarth Initiative with a bunch of other activists who I met on social media. ReEarth is an international youth-led NGO, and we are here to show you that there are many different ways to contribute to the climate movement. You could be a research scientist or an artist, or maybe a volunteer with your local NGO. Right now, we hope to connect youth to volunteering opportunities in their local community. And we also write toolkits suggesting different forms of activism and organize webinars to break down difficult scientific concepts for people. So I guess that kind of sums up my advocacy journey. But of course, it wasn't all just fun and games and a smooth journey. Honestly, running all of these initiatives has been pretty draining at times. So most youth activists like myself are either full-time students or we have part-time jobs and internships. Now I'm doing a full-time internship before heading to college. So there are some days where I've had to compromise on sleep or maybe give up my weekends to focus on advocacy work instead. When I first started out, not everybody was supportive of what I was doing. People told me that I should focus on my A-levels. There were people who said maybe I should study law or medicine because I wouldn't be able to find a job with a degree in environmental studies. So because of that, there were many times along the way where I lost my motivation and I told myself, maybe I should just give up because the earth is going to die anyway. But ultimately, I think once you truly begin to understand environmental and social issues, it's just impossible not to care anymore. And I've learned that it's completely okay to take a break for a while. So now this is one of my key mantras, which is sustainable fight for a sustainable planet. That means that sometimes it's better to kind of just disconnect and take a step back in the short term, rather than to be overwhelmed and then disengage forever. And I think most importantly, one of the biggest lessons I've learned throughout these past few years is that growth really happens outside your comfort zone. I know that sounds really cliche, but it's true. Because when I first started out, I was a huge introvert. I had a fear of public speaking, and I was really just a random student who created an Instagram page. I never expected to get this far, but things just started falling into place when I started to let go of my fears and really just let my voice be heard. So in 2050, I will be 49 years old, and I hope that by then our society will look dramatically different. More renewable energy, more green spaces, and more opportunities to interact with nature. And I see a world where we'll no longer measure success through just GDP growth, but also on indicators like health, ecology, equality.
people will start to move away from consumerism and once again learn to share, to redistribute our wealth and resources, and to find strength and solidarity in communities. So am I confident that we'll get there in 2050? I'll be honest and say that I don't really know, but what I do know is that I will try anyway, and I hope that each of you do too. So with that, I've come to the end of my short intervention, and I look forward to hearing from you guys. Thank you very much, Kate, for your presentation. This was really interesting. I think before we are going to have to take the questions on your experience and other participants' experience, I think we're going to have the second poll. So do you think that youth can have an impact on climate governance further than on just, what this question means is, further than on personal action around you, how much do you think that youth activism can have an impact? So let's see what the polls give us. Okay, I'm seeing a lot of yes already. So there's also some no's. I think this reflects both the hopes and the delusions that climate change has created amongst all of us. Well, this is very interesting already. But most of you, it seems that the yes is somehow bigger. And I think this reflects that this generation really is hopeful and knows that what they do can have an impact. So we saw that in your example, Kate, as after you started this movement, Singapore has changed its plastic policy. So this is a great achievement. Congratulations. I saw that there are a few questions in the chat already. Claudia wanted to ask a question already. So maybe if Claudia wants to turn her camera on. Claudia and Mirai. I can read the question as well, yes. So Claudia is asking, I'm interested to know how I can find a job after university. It's a question she asks herself very often, and she's asking how this project helps us to be more worth. Maybe Kate, would you want to answer? Yeah. Okay, so I'm actually 19 this year, and I'll only be entering my first year of college in August. So I'm not sure if I'm qualified to ask this question, to answer this question, but what I can say is that the environmental field is growing so quickly that the market is moving in that direction, and there will definitely be jobs open as long as you are able to show your passion for the topic and your knowledge about it as well. So I would really just say follow what you want to study. It could be environmental studies, it could be something else. And as long as you're genuine about it, the future employer will be able to see that. As for your second question about how this project helps us to be more worth, I'm not really sure what the question is asking. So if you could clarify in the chat, that would be really helpful. Okay, thank you. While we wait for a clarification, I think you're right. There is going to be more and more jobs in the environmental field as we have to transition now, and all areas of the world have to transition. So there's going to need to be a need for experts to help everyone transition correctly. Yeah, and I will also add that even though a lot of jobs now seem to be in science, technology, engineering, I think there's also a future in nature-based solutions. Subjects like political science, sociology, those are really important aspects of environment as well. So it doesn't always have to be science. I think humanities and liberal arts have very huge benefits too. Absolutely, environmental studies are very wide and they cover all different fields. So yeah, definitely find something. I noticed you said that at some point you didn't know if you wanted to keep on studying environmental studies because people were telling you you would not have a job afterwards. So what would be one thing that you motivated to go into environmental studies?
I think at the end of the day, it was really just realizing that I had the choice to make my own decisions and that I didn't have to listen to what other people were telling me to do. And I think once I had that kind of realization that I can choose my own path, that was very empowering for myself. And that's when I decided that I'm just going to study what I love and we'll see how it goes from there. Well, that's a great answer. If anyone wants to ask questions to Kate and to engage on what she has been saying, you're more than welcome. I would have a question for the audience would be, well, have any of you had engagements for climate change already? And would you want to share them with us? And maybe if Kate's story resonates with your experience, and maybe it differs from your experience because in your country it might be different, would you want to share it with us and tell and speak to us and tell us how this differs? While we wait for more questions, you can ask those questions either in the chat or you can just ask for to speak in the chat, and then we'll let you connect to the webinar and to be able to ask your questions directly, I believe. So Kate, when I was hearing you, where do our founding activists come from? Do they all come from Singapore or have you been engaging with people from other countries? Yeah, so the really cool thing about RIA is that we only started during the pandemic. And so we all met online. Our core team were basically on every single continent in the world. Oh. So we're all spread across the entire globe, all young and really passionate about the environment. And we have a team of about 200 all across the globe as well. So one problem is that we have weekly meetings and the time zones are always a bit difficult to coordinate. I think it's really special to have representation from all the different regions, because you get to hear about the specific problems that each community faces and the different solutions as well. Yeah. So would you have any examples of what is different from specific continents? Do you have anything in mind when you're saying that? Yeah, so like what I brought up in my presentation, my friends in the US, for them, organizing for climate action really means like protest, going to parliament and all that. But for other activists in Asia, that's a bit more difficult because the situation is more dangerous for us. So that's one of the biggest differences, I would say. In terms of climate education, it's also quite uneven. So in Singapore, it's actually pretty advanced. All subjects kind of cover a bit of climate change. But I know in other countries that's not the case. And there are some countries where it isn't even brought up in their syllabus or curriculum in schools. So that's something that our organization is trying to work on as well. Okay. And before this ReEarth initiative, you had your Bring Your Own Bottle initiative. So you said you had a social media page that had quite a lot of impact. So was that... where did this have the most impact? Do you feel like you reached out through this page to different countries, and do you feel like you reached out to different generations than your own? Because that's also very important. Yeah, I think so. My Instagram page, I basically started from literally zero followers, and I think at first it was mostly just students following me, so youth around my age, and the crazy thing is that like different schools in Singapore started picking it up and it spread quickly across like my generation. And then over the past few years, I've been slowly trying to grow it to reach out to people from other countries and older people as well. I think one dangerous thing about social media is that it can kind of form an echo chamber sometimes. So it kind of just like when you post something, only the people who are already interested in sustainability will read it. So you don't really get to reach out to people who are not in the topic, are not interested in the topic in the first place. So I think even though social media is really important, it's always important to have offline activities as well, mm-hmm. if we really want to get the message out to more people. Oh, so I think we have a question.
from Catherine, who does not wish to connect because she has a too poor connection. So she's asking, who should activists focus to send their messages? Should they send them to individuals, companies, government, or others? Okay. There really isn't one right way, but personally, I have a bias to really just getting a message out to governments and large corporations, because I feel that those two stakeholders have the biggest power to move things. And if you can get like the government to implement a policy, it will trickle down to everybody. And so individual action is extremely important as well. You know, like talking to your friends, encouraging them to take climate action. But at the end of the day, it's really like the big players who can have the biggest influence. And so I think writing to businesses, writing to your local politicians to express your views, those are all very important ways to drive systemic action. Yes, it is. I think you're right. Have you had any change to engage with your government or your officials? Yeah, so I've been really fortunate. Our government, they are quite open to feedback, or at least some of the ministers that I've met. And so I've had the chance to like meet up with them to discuss policies and share my views. And I am aware that it's not the case in every country, but I think sometimes even just like writing an email to them could be really helpful. Okay. I have a question for the audience. So most of you voted in favor of the fact that youth can have an impact on climate governance. So if any of you want to have a say or share their experience on interacting with the actors of climate governance, we would be very interested in hearing about it. So going back to you, Kate, since for the moment we do not have any questions, I was wondering, so you said in the question of Catherine just before, she was asking whether who would be the most important to send the messages, would it be individuals, companies, or I would add to this question, what do you think, international organizations are important in this, such as the European Union or the United Nations or the ASEAN is also a very important international organization. Do you think this organization would have any power? And have you had any change to interact with them on climate governance? I think that's a really great question. It's a really tricky one to answer, but I'll try. So I think the difficulties of international organizations is that in order for all the countries to reach a compromise, like let's say the Paris Agreement, you're going to have to sacrifice some parts of it so that we can get all countries on board. And so the end result will not always be the best that could have been. You are not really able to push boundaries with international legislation, I feel. And so that's one of the most difficult parts. But that being said, I do think they have a very credible role to play. I think ever since the Paris Agreement came into force, climate action across the world has moved forward so much. And so because they set the tone for every country and they give like a guideline or framework for countries to take action. Mm-hmm. But I think localized action is still really important as well, because every country will have its own set of environmental issues. And so the solutions have to be targeted to each community. Yes, I think you're right. We have a question now. So someone has been asking, to start a social movement. Would you like to answer? Sorry, I'm not sure what that question asked. I'm not sure either, but I think that person means, what I understand for what that person means is, what would be some tips that you could give to any young climate activist to start a movement for climate change in their own country? Okay, I would say like the biggest barrier I've seen from a lot of youth is that they want to do something, but they're usually just too scared to do it. And I can relate to that a lot. I think it's very common for people to feel like, oh, I'm too young, I don't know enough. There are all these scientists out there who know so much more. What can I do? So those are very common
things that I hear. And I would just say, if you have like an idea, even if it's just like a small thing, really just go for it and start whatever initiative you want. Because I think it's very difficult to predict what it could turn into. Like for Bring Your Own Bottle Singapore, it was just a very small initiative that I wanted to start, but it grew all across the nation. And so, yeah, like really just take that leap of faith and try it out. And you're about to fail along the way, and that's completely fine. Thank you very much, Kate. I would like to invite Claudia to comment directly online. Claudia, if you want to turn your camera on, you can just say what you wrote in the conversation. Okay, we'll just wait a second for Claudia to join us. But these are very interesting insights, Kate, and I hope they're very hopeful to young activists around the world watching us today. Okay, so I will read what Claudia has been asking us, not put her camera on. So Claudia, I don't have any questions, but I would like to say that we need to prepare a project in Albania to attract teenagers to help environment. It's very important for everyone here. I study administration and social politics, but I will manage projects like this cause. We can't do social policies if we don't have a great place to live in. These things like a very interesting insight. We have 5 minutes left. So Kate, I will also ask another question that someone has been asking you. Yeah. In the chat, and I'll let you answer this question and maybe comment on what Claudia just said. So the other question comes from Tamara, and Tamara is saying, do you consider also leading your action through or with political parties? All right, thank you so much for that question. So I think this is a question that would differ across every country, because I'm not sure how much access youth in other countries have to their political parties. But at least for Singapore, I do volunteer with one of the political parties here. And so I help them write their speeches for parliament. I help to suggest policy changes that they can bring up in parliament as well. But then again, I'm actually one of the youngest volunteers there. And I think not every youth has the privilege of joining a political party in their country at such a young age. So another avenue is really just to write to your local politicians, send them emails, tell them what you want them to say in parliament, and usually they do take it into account. I also see quite a bit of questions in the Q&A, so maybe I could address them as those. Yes, you can. If you can see the questions, you can read them out loud and read them just right away. Okay. So someone asked, why do you think youth are particularly effective communicators regarding climate change? And how do you get older policymakers to listen to you? So I think one interesting thing is that a lot of adults have been advocating for climate action for a very long time. And I think what has really helped youth in particular get the message out more effectively is social media. You could post something and then it goes viral. And that's how people start to listen. I think youth also hold a lot of anger, but we also hold a lot of optimism. And at the end of the day, we are the ones who are going to be living on the planet 50 years down the road. And so people have to start listening to us, because it's really our future at stake. In terms of trying to get older policymakers to listen to you, I think you kind of have to balance a very fine line between kind of making a compromise. There's very extreme ends of environmental action. And I find that what helped me get my message out was kind of shifting away from the boundary a little bit, so that it's not too radical for people to listen to you. So you have to kind of just start small and suggest like smaller changes at first. And once you are able to show that you are credible,
that they can trust you and that you are really pushing for policies, not just for your own agenda, but to benefit the community, then that's when politicians will start to listen. Because at the end of the day, it's also the government's role to take care of citizens. And if your policy suggestions can do that as well, then you're very much aligned, and they're more likely to listen to you. Great, thank you very much, Kate. I think there's a few more questions. There is another question in the conversation. There are a few questions. So someone is asking about creating your own political party, you specifically and young people in general. And someone else has been reacting to this and asks if you have encountered resistance among the youth when engaging for change. Okay. So on the topic of creating your own political party, I think that's definitely a feasible idea, but it may not work in every country. It really is specific to your local politics, and that differs all across the world. So I know for myself, it wouldn't be feasible because there are already credible political parties in Singapore that I want to work with rather than creating my own. But I would say it's definitely not impossible. And if you have that vision, then why not? Yeah. And I guess for a second question about whether I encounter resistance among youth, I think definitely. Even amongst my generation, you'll have two ends. People who think climate change isn't as important, people who want to see more radical change. So there's definitely a spectrum, not just across generations, but also within generations. There are people who just use plastic because they don't think it's a big issue. I think it's always up to us to kind of just slowly shift those mindsets and explain outside of the story and why it means so much to us. One thing I'm mindful of as an activist is not to go around preaching per se. I really just share my story and I don't push people. So I share my story, and if they're inspired by it, then that's really great. But if they still want to continue their own lifestyle, then I wouldn't be too harsh on them, because I find that creates even more resistance. Yeah. Thank you very much, Kate. I'll invite those who were asking questions to come on screen if they want to. So we have another question from Newman and a question from Penny. Newman, Khalid, if you want to turn your screen on and to come on screen, you can. You're very welcome. So please use the technical team so you can join us. And in the meantime, maybe you can answer the question of Fanny, or maybe Fanny wants to come on screen afterwards to add a little bit, but I will firstly read the questions that you sent us, and then you can come on screen if you want to comment a little bit more on it. So Fanny is asking, while advocating the green transition, did you face resistance in the public opinion or among politicians? So further than resistance within your generation and within other generations around you. Would Fanny like to come on screen, or should I just answer it directly? For the moment, Fanny hasn't answered, so you can just answer, and she will come afterwards to comment. Okay. Yeah, definitely. There will always be resistance in every kind of policy you try to push. And I think one of the misconceptions is that climate solutions will be really expensive. It'll affect people's livelihoods. So for example, a carbon tax. When you implement a carbon tax in a country, if it isn't implemented right, it could pass on the cost to consumers like ourselves. And that would affect people because the cost of living would go up. So that is one example of public resistance. But there are also ways to redistribute the wealth from carbon taxes. And so I always think it's a matter of building a more equitable society. And that is something that I feel very strongly for in advocating for climate justice.
So it's not just about trying to reduce our carbon emissions. And it's not just about building more nature. Those are important, but at the end of the day, it will really only benefit everyone if we start to restructure our economies and really build fairer systems for everyone. And so I think when there is public when there's resistance in public opinion, that's something that I always try and explain, that we are really trying to build better communities for everybody, so that wealth can be distributed more fairly. Okay, thank you very much, Kate, for this insightful answer again. We're having a few more questions. So Newman, maybe if you want to come online, this is the moment. Sorry for a little bit of trouble just before. And after Newman, we'll take another anonymous question on plastic pollution. And another comment from Claudia, who wants to interact. So maybe Newman, if you want to turn your camera on, this is the moment. You can join us. You can turn the camera on and the microphone. Oh, Newman Khalid. I'm sorry. I'm reading from the first name that appears. I'm really sorry. Yeah, I'm sure that you can hear me now. Yeah, we can. Yeah. Actually, I was preferring to only be answered, but if you're, if it is better to be involved in this like a proper conversation, then I think I should say it on my own. I was wondering. Actually, I'm my origin is from Pakistan. I'm attending right now a course of advanced European studies, and I was here to get an insight into this European community and all of their governing systems and structures. And ever since I've got here, and even before coming here, I was listening a lot about environmental crisis, even in the international media and on a lot of youth platforms. But I was wondering, first of all, this must be appreciated that the environmental crisis is a very serious crisis, and we must take it seriously. We community, the humanity, the mankind should take it seriously and collectively. With that being appreciated, I would now like to say one thing which I ponder a lot about, and that is that I think there are a lot of other problems which the collectively the humanity or the mankind is facing it, and they are, I think, much more serious and important, or at least equally important to this environmental crisis as well. For example, lifting the humanity, which is, I think, more than 50% of the world population is below the poverty line, below the poverty line, and they are facing inequalities and authoritarianism, and there a lot of other things which are, I think, are basic, and we're not talking about them, and we are only we as the youth are for now in the civilized countries above all, and in the developed countries there is only much more talk about this environmental crisis, and I think that we must look into this matter. Or consider what I am trying to say if I think I've clarified myself. Yeah, definitely. Thank you for that question. And I think it's an important one. So I'm not sure if you're familiar with the term climate justice, but from where I am coming from, I think there doesn't have to be it doesn't have to be separate, climate and economy, climate solutions and trying to uplift poverty. I think a lot of solutions can come hand in hand. So for example, one of our ways to reduce emissions on a large scale is encouraging public transport and making public transport accessible and affordable to everybody. And that's something that would definitely benefit local communities as well. Another way is, for example, increasing taxes on corporations and on the wealthiest, eliminating subsidies to fossil fuel industries. And I think those are solutions that not only benefit the environment, but also the people. And so it really doesn't have to be separate. You can have solutions that address both issues.
I also am aware that in countries like Singapore, which are a bit more developed, it's easier for us to advocate for climate solutions because the economy is a bit more advanced compared to maybe some other countries. And so every country has its own priorities. And I think it's up to you in each one to kind of fight for what they believe in. And at the end of the day, as long as what you're fighting for benefits people and not individuals, then I think it doesn't matter what cause it is. It could be environment, it could be poverty. Sustainable development in general is extremely important. Thank you very much, Kate. I'm going to ask you one more question because we only have a few minutes left. Maybe we'll have time for another one, but I think this is the last question. So the last question I'm going to ask you from an anonymous spectator is on the subject of plastic pollution. What is your view on the fact that about 50% of the plastic in the Great Pacific Garbage Patch is fishing gear? Is veganism or reducing consumption of fish on your agenda? And thank you very much for your presentation. Thank you for that question. So personally, I've been vegan since 2016, I think. So it definitely is important to me. I think not just fishing, but animal agriculture in general contributes greatly to greenhouse gas emissions. And so because I can afford it and I'm able to, I have switched to a vegan diet. But I am also mindful that there are many communities around the world who rely greatly on fish, fishing for their livelihoods, as well as for their personal consumption. And I think it wouldn't be fair to kind of try and impose veganism on them at the moment, considering how it's so deeply rooted in their culture and there are no other alternatives for them. So I think veganism is a tricky one because it really comes from a place of privilege sometimes. Not everybody may be able to afford it. And so it's something that I would never force upon a person. Because at least in Singapore, veganism can be more expensive than omnivorous diets, for example. Impossible meat is still more expensive than beef. So those are just some examples of how it is really up to each individual whether they are able to financially afford it. But yeah, personally, I am vegan. Okay, thank you very much, Kate. There's a question from the room, so I'm going to leave the floor to Mario so he can take the question maybe, or just take the question myself within the room. Sì, se possiamo inquadrare la stanza. Sì, prego. Oh, ciao. Good afternoon. My name is Xiaoman. I come from China and currently I am doing some research about Chinese One Belt and Road Initiative. And in this year, China tried to change this a lot of program to be more greener. And I think I'm also very proud of you that you make individuals, you try to cooperate with the government to make their ideas from individuals to more powerful because the government, they have more resource and power to make the things bigger. And also want to ask you some questions about how you how the Singapore government they change their policy because of your activities, and do you satisfied with what they change, and or what do you think they can change more in the future? Okay, yeah, I got your question. 你好,很高兴能在网上遇到你. So I just said in Mandarin, hi, nice to meet you. So your question about how Singapore government has changed their policies because of youth activism. I think the plastic bag charge that I brought up in my intervention earlier, that's one of them. It took a really long time to get to this point. I think they were really resistant to it for years because Singaporeans use plastic bag. We use it to bag our trash. And so there was a lot of public resistance and resistance from the government as well. But because youth
or really like all across generations, there have been many people speaking out about it and bringing up plastic pollution as an issue. They finally decided to impose a charge this year. So that's one of them. I think in terms of climate policies, there's been very big movement as well. So this year they actually released something called the Singapore Green Plan. You can go and read up about it, but basically it's a nationwide plan to really push climate action forward. So like localizing food production, increasing our electric vehicle targets, expanding climate education in schools, etc. So there's like a whole range of plans that our government has decided to implement. And I would say a huge part of that is because of how much youth have been speaking up. Thank you very much, Kate, for again, a very interesting answer. I think this is the end of our panel. So I hope this was very useful for all the audience. And I hope this was a great experience for you to have the chance to share this very interesting experience that you have in Singapore. And I'm going to leave the floor to Mario, who is going to present the next panel. Thank you very much. Grazie. Grazie mille ad Anael e a Kate. Direi che abbiamo iniziato col botto. Grazie anche a tutti voi che avete interagito per le domande. E se avete ulteriori domande, Kate invita chiunque a collegarsi con lei, quindi anche Anael, ovviamente, se avete ulteriori domande e volete rimanere in contatto, fatelo. Passiamo quindi al prossimo panel, un altro tema particolarmente sentito dalle generazioni più giovani, e lo introduciamo ancora una volta con un'immagine che proviene sempre dagli archivi storici dell'Unione Europea, qui a Firenze, che ringraziamo nuovamente. Come potete vedere è un'immagine che ci dice già parecchio, è una matrice artistica appartenente a Vaso Katraki, che è tra le maggiori artiste greche del Novecento. Durante la Seconda Guerra Mondiale Vaso Katraki partecipa al fronte di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca. La sua è un'arte drammatica ricca di elementi autobiografici. Lei stessa, infatti, ha subito violenze durante il suo esilio nel 67 su un'isola delle Sporadi, ed è appunto un'arte ricca di immagini forti, di proteste, persecuzioni, sacrifici e morte. Quindi con un'immagine particolarmente forte andiamo ad introdurre un tema altrettanto forte e passiamo da una violenza di genere fisica ad una violenza di genere attualizzata, una violenza di genere online. E lo facciamo grazie a Roberto Occhiuzzi, moderatore, il cerca presso l'AXA Research Lab on Gender Equality dell'Università Bocconi di Milano, e appunto Roberto modererà il panel su violenza di genere online. Ciao Roberto, benvenuto e ti cedo subito la parola per presentare la nostra ospite. Grazie. Ciao, grazie mille di avermi invitato, ciao a tutti. L'argomento di questo panel effettivamente è tanto odioso quanto in realtà frequente e di un'importanza sempre crescente. E per parlarne c'è Silvia Semenzin, che è sociologa. Ciao Silvia. Ciao. Buongiorno, ciao. È ricercatrice all'Università Complutense di Madrid, docente all'Università di Amsterdam, e a fine 2018 Silvia lancia la campagna Intimità Violata, che appunto mirava alla richiesta di una legge con l'introduzione di un reato per la diffusione non consensuale di immagini intime. Questa campagna è stata molto di successo, tant'è che nel 2019 abbiamo avuto una legge cosiddetta sulle revenge porn, poi Silvia ci spiegherai perché questo termine è fuorviante, ecco, e invece nell'ultimo anno ha contribuito a scoperchiare questo vaso di Pandora gigantesco, che sono queste chat di gruppo in cui si scambiano materiale, si scambia materiale non consensuale, spesso quasi sempre di donne, di giovani donne.
E Silvia, tra due giorni nelle librerie uscirà il suo libro che è scritto con Lucia Bainotti, Donne tutte puttane, Revenge Porn e Maschilità Egemone, edito da Durango Edizioni. Quindi tanti auguri, Silvia. Grazie. Quindi il fenomeno, diciamo, è in crescita, ma c'è un problema, perché è un fenomeno che è difficile misurare, sia perché fino a poco fa neanche c'era un reato, quindi se tu non guardi le denunce è un fenomeno molto difficile da misurare, sia perché internet in qualche modo può essere una stanza oscura in cui non si vede niente, in cui è tutto criptato, e su questo, diciamo, le piattaforme possono avere una loro responsabilità. Ma per iniziare, diciamo, da un contesto più ampio, c'è il primo sondaggio che introdurrei. Se si può mostrare sulla slide. Ecco, cosa ti viene in mente se dico violenza di genere online? Ecco, in inglese, what comes to your mind if I say online gender-based violence? E con questo sondaggio, diciamo, inizierei il tuo discorso, Silvia. Ok, grazie mille Lorenzo della presentazione e buon pomeriggio a tutti e tutte. E sono molto contenta di essere qui a parlare di questo problema, perché è un problema effettivamente ancora molto vivo, nonostante il lavoro che già è stato cominciato, abbiamo tantissime sfide di fronte. E quindi, non so, mi piacerebbe cominciare raccontarvi un po' di che cosa è successo a me, qual è stata la mia esperienza e come poi ho deciso di lavorare in virtù di rendere una violenza che era all'inizio molto invisibile un pochino più visibile. Io credo che nella vita prima o poi a tutti succeda di scontrarsi con qualche forma di ingiustizia, qualche forma di discriminazione, però a volte queste discriminazioni sono così microscopiche che risulta difficile accorgercene, e quindi di conseguenza anche prendere una posizione e poi attivarsi per il cambiamento è difficile. Però è una cosa importantissima. E allora, 4 anni fa non solo non esisteva il reato contro la condivisione non consensuale di materiale intimo, che è quello che in maniera mainstream si conosce come revenge porn, ma addirittura la parola revenge porn, che è una parola che poi vedremo è piuttosto fuorviante, non si conosceva. Conoscevamo la storia in Italia di Tiziana Cantone, ma spesso ne parlavamo come se si trattasse di una storia finita male, la storia di una ragazza che era stata troppo ingenua, troppo sciocca, poco attenta. E non so chi se lo ricorderà, forse qualcuno è molto giovane, ma non era molto tempo fa, quando Tiziana Cantone diventò un meme dopo che i suoi video intimi cominciarono a girare in rete senza il suo consenso. L'ex fidanzato li aveva infatti inviati ad alcuni gruppi e nel giro di poche ore erano diventati virali su internet. Tiziana Cantone dopo poco tempo si toglie la vita perché non sopportava più la vergogna. E io ricordo che in quel periodo avevo vissuto con un'estrema angustia la notizia della sua morte, perché in qualche modo mi sentivo di aver partecipato. Perché? Perché forse non avevo gridato alla violenza, non l'avevo riconosciuta quando avevo ricevuto, per esempio, il suo meme. Avevo riso, forse, come avevamo riso tutti, di fatto. Poco tempo dopo, però, scopro dell'esistenza di gruppi, di chat, di ragazzi che conoscevo molto bene, che mi riportano alla storia di Tiziana. Questi gruppi, principalmente su Telegram, WhatsApp e Instagram, avevano nomi come Donne tutte puttane, che non a caso è il nome del mio libro, ed erano i classici gruppi del calcetto in cui non solo si commentavano i risultati del campionato, ma ci si condividevano anche foto e video di ragazze con cui i partecipanti del gruppo andavano a letto. Spesso questi video venivano girati di nascosto con videocamere, microfoni occulti, e in questo modo i ragazzi si divertivano a collezionare le foto e i contenuti intimi di donne come se fossero delle figurine, e questo in un qualche modo li aiutava a mostrare ai propri amici quanto fossero maci. Si sentivano accettati dal gruppo nel momento in cui mostravano la propria eterosessualità in questa maniera violenta. Quando scoprì tutto questo, onestamente non subito riuscì a gridare,
anzi, forse prima cercai il confronto con queste persone, ma subito venni tacciata di essere pesante, di non capire la goliardia, e mi sentii dire che in fondo queste erano cose da maschi e che loro non stavano facendo male a nessuno. Eppure lì dentro c'erano anche foto di persone che io conoscevo, donne che non avevano idea di essere state riprese contro il loro consenso in atteggiamenti sessuali. Anche le foto delle fidanzate del gruppo erano condivise lì dentro. E fu lì che mi scattò un allarme in testa. Quello che poi successe fu come una valanga che mi investì senza accorgermene. Ad oggi faccio ancora fatica a ricordare bene tutto perché è stato molto rapido. Cominciò tutto con un post su Facebook in cui volli raccontare di questi gruppi e denunciarne la normalizzazione. All'inizio ricevetti anche molte critiche, molte persone mi dicevano beh, ma se le donne non vogliono che le loro foto girino, che facciano a meno di fotografarsi nude o in costume. Però io non potevo accettare questo genere di discorso, non potevo accettare di vivere in un paese in cui si pensasse ancora, e al giorno d'oggi forse ancora si pensa, che la violenza sia normale, che sia qualcosa da maschi e che quindi tocchi alle donne proteggersi da essa. Quindi che cosa successe? Successe che fondamentalmente io stavo iniziando il mio dottorato all'Università di Milano e quindi cominciai a parlare con delle colleghe in accademia per cercare di fare un po' più luce su questo problema. Ai tempi appunto mancavano i dati, mancavano le definizioni, si conosceva solo la definizione di revenge porn, ma serviva a fare luce sul problema. Quello che scoprimmo all'inizio, grazie anche appunto all'organizzazione di una prima conferenza nel 2018 all'Università di Milano, fu prima di tutto che stavamo parlando di un problema di genere. Questo era senza dubbio. Il 90% delle vittime della condivisione non consensuale di materiale intimo sono donne. E su internet, nel mondo, le donne sono 27 volte più esposte degli uomini a ricevere violenza. Qualsiasi tipo di violenza, che poi vedremo è molto varia. In Italia invece una donna su 5 dice di aver sperimentato la violenza online, ma è possibile che i numeri siano molto più alti, un po' perché si fanno fatica a raccogliere questi dati, un po' perché appunto spesso non si riconosce la violenza di genere come tale, a causa di questa invisibilità, di questa normalizzazione. Con la pandemia poi in realtà il fenomeno è aumentato esponenzialmente e quindi oggi possiamo guardare a internet proprio come un nuovo strumento per la violenza contro le donne. È una violenza che già esiste e che si espande tramite gli strumenti digitali. L'obiettivo, quando parliamo di violenza sulle donne, è sempre lo stesso: zittire, ridurre, umiliarle, censurarle e allontanarle dal dibattito pubblico, che resta ancora ad oggi una cosa da maschi. Durante queste ricerche affiancai anche un percorso di attivismo a quello che stavo facendo, perché serviva portare fuori la ricerca che stavamo facendo e sensibilizzare la società. Questo cominciò appunto nel 2018, prima con Amnesty International, con cui feci una prima campagna contro la violenza sulle donne online, e poi tutto questo sfociò in una petizione a fine del 2018 che lanciai su change.org con l'hashtag Intimità Violata, in cui chiedevo al governo italiano di approvare una legge contro quella che ai tempi capì si chiamava condivisione non consensuale di materiale intimo. Brevemente questa campagna appunto fu molto intensa e il 17 luglio del 2019 finalmente porta all'approvazione del cosiddetto codice rosso, che contiene un emendamento, il 612 ter, che criminalizza la condivisione non consensuale di materiale intimo. Ecco, una cosa che compresi abbastanza in fretta in quel periodo, specialmente facendo ricerca ma anche confrontandomi poi inevitabilmente con tantissime ragazze che erano diventate vittime di questo genere di abusi, era proprio che appunto parlare di revenge porn era fuorviante. Perché? Perché la vendetta non sempre è matrice di questo genere di abusi, anzi parlare di vendetta in un certo senso apre a quello che poi si chiama victim shaming, quindi ricerca nella vittima delle possibili colpe della violenza che subisce, e aiuta a invisibilizzare, per l'appunto. In realtà ciò che è centrale qui è proprio la necessità di dominare il corpo femminile tramite l'umiliazione, e quindi spesso si maschera da goliardia una violazione del consenso, per questo parliamo di condivisione non consensuale di materiale intimo,
che diventa un modo di rimettere le donne al proprio posto. L'abuso sessuale, anche se è digitale, serve per controllare, dominare e appunto zittire le donne. E, appunto, anche durante la campagna per l'approvazione della legge, il mio obiettivo è sempre stato quello di raccontare appunto come questa violenza esistesse anche nel micro e non fosse diversa nella sua versione macro. Effettivamente, per mostrare quanto questa cultura tossica esistesse e fosse urgente sradicarla, feci questa ricerca su Telegram insieme alla mia collega Lucia Bainotti, e lì trovammo questi gruppi che arrivavano fino ai 60.000 utenti ai tempi, quindi parliamo di 2 anni fa, ora sono molto più popolati, e che rispecchiavano esattamente la natura di donne tutte puttane. Quindi all'interno di questi gruppi, che appunto nella loro versione macro facevano paura e hanno fatto scandalo perché sono stati ripresi da tante inchieste, in realtà il linguaggio era identico a quello che troviamo nei gruppi del calcetto, il materiale è identico, e quello che poi diventa appunto centrale è proprio che le donne diventano un materiale di scambio per fare branco tra uomini. Questo non vuol dire certo che questo genere di violenza non possa colpire gli uomini, ma è assolutamente innegabile che appunto la violenza sessuale sia qualcosa che tocca ancora principalmente le donne, purtroppo. Questo si deve a una serie di cause che adesso solo brevemente posso citare, ma poi magari nel dibattito ne potremo discutere. Sicuramente non solo in Italia, io direi che ancora nel mondo la libertà sessuale femminile è oggetto di criminalizzazione e ancora desta scalpore, così come la sessualità è ancora un grandissimo tabù. E appunto questa cultura dello stupro continua a esistere, ed è proprio quella che ci dice che la violenza sessuale, la violenza contro le donne non possono essere eliminate, sono qualcosa di normale, quindi la banalizziamo come forme di goliardia. Inoltre io credo che come cittadini digitali ancora non abbiamo bene la percezione del male che possiamo fare tramite gli strumenti digitali, e quindi forse ci manca proprio una conoscenza di quanto il virtuale sia reale, di quanto questa violenza, anche se solo se non è fisica ed è solo, tra virgolette, negli spazi digitali, possa arrivare a uccidere, come nel caso di Tiziana e di tantissime altre donne di cui non parliamo più. Chiudo appunto tornando un po' al punto di partenza, quindi forse ricordando che quando ci troviamo di fronte a questo genere di discriminazioni, il silenzio è una scelta politica. E quindi ad oggi, trovandoci di fronte a un problema che, come vediamo, principalmente si fomenta di cause culturali, è necessario imparare a rompere questa catena, imparare a gridare, imparare a metterci del proprio, anche se una piccolissima azione aiuta a rompere appunto questa catena. E io credo che dovremmo riflettere su questo problema non solo da un punto di vista nazionale, ma soprattutto transnazionale, perché la violenza online non conosce frontiere, e quindi ad oggi la legge che abbiamo anche in Italia risulta essere purtroppo in molti casi inefficiente. Quindi c'è ancora tantissimo lavoro da fare, ci serve l'aiuto di tutte le persone possibili, e quindi spero di, con questa veramente breve intervento, di poter animare a che le persone possano partecipare e aiutare in questo cambiamento di cui abbiamo disperatamente bisogno. Grazie, grazie Silvia. E io inizierei a questo punto a vedere le risposte che ci hanno dato al sondaggio, ecco, e vedo subito che tra le parole più frequenti c'è molestia, mascolinità tossica, problema culturale, ma anche vergogna, paura, intimidazione. Ecco, cosa ti fanno pensare queste parole, diciamo? Beh, mi fanno pensare che effettivamente la sensibilizzazione sta funzionando, perché, ripeto, 4 anni fa probabilmente non ci sarebbero state queste risposte. Vedo un Telegram lì che troneggia. Quindi è vero. Non so se queste risposte poi siano solo da cittadini italiani o se siano condivise da più persone, però devo dire appunto toxic masculinity, cultural problem, bullying,
harassment sono parole abbastanza chiave quando si parla di violenza online contro le donne, e quindi mi fanno pensare che forse qualcosa sta cambiando, sicuramente. Sì, sì. E a questo punto inizierei con una domanda che chiede quali fattispecie di violenza di genere online non sono coperti dalla legge in questo momento? Cioè, qual è il problema di questa legge codice rosso, di questo emendamento della legge codice rosso? Allora, il problema di questo emendamento è che fondamentalmente, per quanto sia stato molto importante, è un emendamento che è nato proprio sull'onda di una campagna che in quel periodo ha avuto abbastanza risonanza mediatica, e quindi molto spesso succede che in Italia le leggi si facciano senza riflettere molto sul fenomeno. Tra l'altro, proprio parlare di revenge porn è stato uno dei problemi di questa legge, perché ad oggi questa legge richiede ancora che la vittima sia in grado di dimostrare il dolo specifico. Quindi, fondamentalmente, tradotto in italiano, questo significa che è a onere della vittima dimostrare di aver subito una vendetta. Questo, come abbiamo visto nel caso, per esempio, dei gruppi di Telegram, o appunto i gruppi del calcetto, come li vogliamo chiamare, non necessariamente è una variabile che esiste o che è facile trovare. Anzi, spesso obblighiamo le vittime a entrare in questi gruppi, procurarsi il materiale, gli screenshot, eccetera, quindi subendo un doppio trauma, e spesso queste denunce cadono nel vuoto. Sembra che l'80% delle denunce che vengono fatte per condivisione non consensuale di materiale intimo non portino effettivamente poi a processo e a risoluzione del caso. Inoltre, appunto, essendo che il concetto ombrello, quella della condivisione non consensuale di materiale intimo, in realtà raccoglie molte più violenze, restando fermi al concetto di revenge porn, queste violenze non sono state prese in considerazione. Penso ad esempio al fatto che nel momento in cui tante volte si condividono foto e video intime di donne, si mandano in giro anche i loro dati intimi, questa fattispecie si chiama doxing. Doxing non appare come appunto una violenza relazionata, un aggravante, sparisce. Anzi, la legge che abbiamo oggi praticamente è identica alla legge contro lo stalking, nonostante siamo di fronte a dei fenomeni completamente diversi. Anzi, a volte lo stalking è inserito all'interno di questa condivisione non consensuale, si apre allo stalking. Stessa cosa vale per, non lo so, la sextortion, quindi l'utilizzo di foto intime per richiedere soldi a cambio, anche questo è un fenomeno più che reale. O penso ad esempio alla nuova frontiera della violenza contro le donne, che è il deepfake porn, quindi l'utilizzo di intelligenza artificiale per spogliare foto di donne che sono già presenti sui social network e che quindi non necessitano neanche più di essersi fotografate nude per diventare vittime di questo genere di violenza. Tutte queste fattispecie non esistono. E in realtà esistono in pochi paesi, quindi per quello ripeto che dobbiamo lavorarci forse a un livello anche più transnazionale, perché non è sufficiente la visione un po' provinciale forse che tante volte abbiamo nel fare le leggi, no? Però non abbiamo ancora molto chiaro forse il tipo di fenomeno a cui siamo di fronte, e quindi diventa complesso legiferare se non si studia. Sarebbe bello lavorarci almeno a livello europeo, ecco, quindi. Sarebbe necessario. Una comune. Mi riaggancio a un altro tema, un'altra domanda su Telegram. Perché Telegram? Perché questa applicazione è così nominata quando si parla di questi fenomeni, ecco? Allora, non è un caso, nel senso che Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea, simile a WhatsApp, ma molto diversa per ciò che riguarda la protezione della privacy dei suoi utenti. Telegram utilizza un tipo di crittografia che appunto non è centralizzata come nel caso di WhatsApp, e proprio secondo la politica di Telegram non controlla le conversazioni dei propri utenti, almeno questo è quello che dichiara. Questo cosa significa? Che da una parte Telegram è stato uno strumento molto utile in paesi, per esempio, in cui era necessario non farsi tracciare dai governi e fare militanza e attivismo appunto in una forma più privata, ma al tempo stesso è diventata anche una piattaforma preferenziale per la diffusione di materiali illeciti o illegali, quindi non solo tra l'altro materiali che riguardano le donne, ma anche terrorismo, anche estrema destra, eccetera.
Questo è abbastanza fondamentale proprio perché ad oggi è molto complesso riuscire a risalire a chi sono tutti questi utenti, perché è sufficiente un numero di telefono per iscriversi a Telegram, non è necessario dare nessun tipo di dato personale e quindi diventa molto semplice nascondersi dietro questa sorta di anonimato. Oltre al fatto che Telegram permette di creare dei gruppi, a differenza di WhatsApp, che vanno fino ai 200.000 utenti, quindi è una sorta di via di mezzo tra social media e appunto una chat, diventa può creare proprio delle community vere e proprie, in questo caso purtroppo che girano intorno a un qualcosa di molto violento. A questo proposito ne approfitto per lanciare il secondo sondaggio, cioè le piattaforme digitali hanno una responsabilità nella violenza di genere online? A quanto abbiamo detto sì, vediamo cosa ne pensa la nostra audience, diciamo anche in inglese. Do digital platforms have any responsibility for online gender-based violence? Arrivano i primi sì, ok. E a questo punto faccio un'altra domanda che è arrivata rispetto al tema, diciamo, della goliardia, ecco, perché spesso si usa questo termine goliardico, un po' boys will be boys, e ci chiedono come si può sradicare questo comportamento di parziale e silenziosa accettazione in una società che è ancora profondamente sessista, evidentemente. Allora, non esiste una ricetta, purtroppo, sicuramente parlandone, come stiamo facendo in questa occasione, quindi dando spazio principalmente alle voci femminili che possono raccontare di che cosa vuol dire vivere questa violenza, di che cosa significhi stare dall'altra parte e non vivere quel gesto come una goliardia. Cioè, oggi in Italia siamo anche nel mezzo di un dibattito sul politically correct, sul non si può più dire niente, no? Questo perché? Perché c'è un rifiuto nell'ascoltare le voci delle persone discriminate, delle categorie marginalizzate. Se noi invece gli dessimo voce, forse sarebbe più facile far comprendere che non è goliardia quello che decidi tu, ma è violenza quando lo decido io, quando mi fa male e quando ha delle conseguenze, perché poi le conseguenze sulle vittime sono terribili, cioè il 50% delle vittime pensa al suicidio. Quasi la totalità delle vittime sviluppa attacchi di panico, depressione, voglia di censurarsi e sparire dai social network, quindi è chiaro che non c'è niente di goliardico in tutto questo. Io credo che la chiave sia appunto nel fare cultura in senso ampio, che fondamentalmente significa da una parte probabilmente aprire a dei percorsi educativi già da quando siamo molto giovani, che parlino di educazione sessuale, che parlino di educazione affettiva, socio-emotiva, cosa che in Italia assolutamente non si vuole fare ancora, perché con i bambini non bisogna parlare di sessualità, salvo poi che questi bambini, questi ragazzini vanno su internet, su Telegram o su Pornhub a cercare di capire che cosa sia la sessualità, facendosi un'idea completamente distorta di quello che la sessualità è. E dall'altra parte, appunto, io credo che un uomo che invece fa sua questa battaglia, capisce che poi, tra l'altro, gli stereotipi di genere sono delle gabbie pure per gli uomini, perché non è che riguardano solo le donne gli stereotipi di genere, debba assolutamente rompere questa catena. Quindi a volte solo gli uomini ascoltano di più gli uomini, non voglio generalizzare adesso ovviamente dicendo sciocchezze, però è un po' un ruolo di tutti quelli che comprendono questa violenza, sensibilizzare l'altro. Per questo prima dicevo, anche un'azione molto piccola può cambiare le cose. Certo, ci vuole tempo, però non bisogna arrendersi. Anche pensare che adesso abbiamo fatto la legge ed è tutto risolto è molto erroneo, non abbiamo risolto ancora nulla, quindi sicuramente strada ce n'è da fare e forse comincia un po' da qui, nel nostro piccolo, provare a cambiarle queste cose. Sì, finché la legge può fino a un certo punto, poi c'entra, diciamo, la società. C'è Davide che vorrebbe intervenire, quindi se ci sei, Davide, collegati con la telecamera e... Dite? Sì. Davide ancora non è arrivato qui in sala, quindi Roberto, puoi andare avanti con la lettura delle altre domande. Quando Davide arriverà ti informeremo senz'altro. Perfetto, grazie. Intanto abbiamo avuto qualche risposta ai sondaggi e la stragrande maggioranza è d'accordo con la responsabilità delle piattaforme digitali.
Un'altra domanda chiede se fenomeni di questo tipo siano presenti nella comunità LGBT+, e se sì, in quali categorie? Ecco, perché abbiamo detto che il 90% delle vittime sono donne e ci agganciamo con la comunità LGBT. Sì, questa è una domanda molto importante, anche se bisogna premettere che appunto i dati sono pochi per ciò che riguarda l'universo femminile, per ciò che riguarda l'universo LGBT sono ancora meno. Certo. Quei pochi dati che abbiamo però ci raccontano che effettivamente sì, questo fenomeno quando riguarda gli uomini, perché esistono casi in cui questo fenomeno chiaramente riguarda gli uomini, tendenzialmente tocca uomini gay, quindi uomini che diventano vittime di altri uomini. E io credo che questo sia molto rilevante da un punto di vista statistico, perché torna a raccontarci di quanto appunto sia questa maschilità tossica, se la vogliamo chiamare così, poi la matrice, nel senso che c'è proprio un concetto relativo alla socializzazione del genere che qui ritorna a farti sentire. Cioè, se io insegno agli uomini che devono essere forti, che devono sempre mostrare il proprio desiderio sessuale e lo possono fare, forse lo devono fare anche attraverso delle forme violente, questo non cambia se poi mi piacciono le donne, gli uomini, tutti e due o quello che è. Mentre se noi dall'altra parte insegniamo alle donne che la loro sessualità, il loro desiderio sessuale va represso, forse anche questa è un po' la spiegazione del perché ad oggi, per esempio, non esistono gruppi di 100.000 donne che si scambiano foto di uomini nudi. Quindi ecco, io farei questa riflessione, e per tornare alla comunità LGBT, anche qui l'invisibilità purtroppo già della comunità è enorme, figuriamoci della violenza, però è molto importante riflettere sul fatto che anche tra uomini gay molto spesso la violenza non si riconosca come tale, proprio perché agli uomini viene insegnato di questa cosa di dover essere forti e quindi del non dover, cioè del dover resistere in un certo senso, no? È come se agli uomini la violenza non toccasse, e anche di nuovo torniamo a dire anche in questo caso poi lo stereotipo diventa una gabbia, no? Perché non gli permette neanche di vedere la violenza dove c'è, e di poter chiedere aiuto molte volte, quindi sicuramente è un tema molto, molto importante anche da questo punto di vista, ma ripeto, i dati sono pochi, quindi bisognerebbe continuare a fare ricerca anche in questo senso. Sì, ecco, ne approfitto per dire che i dati sulla comunità LGBT anche a livello di ricerca sociale, economica, sono difficilissimi da trovare, perché sono poche persone, solo ultimamente c'è stato, diciamo, poi un coming out di massa. E c'è un'altra domanda, ma non ho capito se Davide è arrivato. Ancora non è arrivato. Ancora okay. Non è arrivato. Allora, è arrivato, aspetta. È arrivato. È qui con noi. Allora, date su il microfono a Davide. Sì, poi anche... Vai, prego. Allora, salve a tutti. Prendi fiato. Dopo 5 minuti di camminata qua lì, guai. Ora non so cosa avete detto negli ultimi 5 minuti, però io vi racconto cosa ho pensato negli ultimi 15. Perfetto. Bene, innanzitutto ringrazio Silvia Sevenzin, che non conoscevo e di cui ho puntato il libro Donne tutte puttane, che sicuramente potrò consigliare ad amici e amiche donne, anzi ad amici uomini, direi. Ecco. Allora, il mio intervento riguarda... ci abbiamo 2 minuti? Prego. 3 minuti, ok. Roberto moderatore, decide Roberto. Ok, allora Roberto. Salve Roberto. Allora, in sostanza io nel 2003-2006 ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella, un'accademia che diciamo fino al 2010 è stata soltanto maschile. Quindi diciamo io ho vissuto l'ambiente della Scuola Militare Nunziatella totalmente maschile, ecco. E sinceramente ne sono molto contento, aspettate, ne sono molto contento, nel senso che è stata sicuramente un'esperienza formativa di altissimo livello. Parla più piano per favore, che ci sono le traduttrici che... Giusto. Più piano, vai. Devo dire in inglese? No, in italiano va bene. Dunque, dopo 4 anni, nel 2010, c'è stato un cambio epocale, questo cambio epocale rappresentato appunto l'ingresso delle donne all'interno della Scuola Militare Nunziatella, cosa che non succedeva dal 1787, ovvero dall'inizio di tutto, dalla fondazione dell'Accademia, da parte di Ferdinando IV di Borbone. E ovviamente cosa è successo? È successo un grande, diciamo, c'è stato un grande dibattito, più che dibattito c'è stata una grande divisione
tra coloro i quali erano a favore e coloro che erano contro a questa scelta. Diciamo quindi, in sostanza, l'ingresso delle donne è stato visto con molte ombre. Dal mio punto di vista, però, ha portato la luce. Ha portato la luce su cosa? Sull'ignoranza, perché in sostanza molte donne, tuttora, ora siamo nel 2021, quindi sono passati 11 anni, queste donne che hanno frequentato la scuola, tuttora ricoprono già incarichi o ad ogni modo stanno sulla strada, sono sulla strada della realizzazione personale, non direi successo, perché successe altre cose. E quindi in sostanza hanno mostrato caparbietà, forza, esaltazione delle capacità cognitive, eccellenza negli studi. Dunque, quindi in sostanza questa è la mia esperienza di tipo personale. Questa è la prima parte delle cose che volevo dire. La seconda parte è la seguente. Silvia parlava di violenza fisica principalmente, giusto? Violenza online. Violenza online. Sessuale, no? Mi sembra, aveva accennato a temi di questo tipo. Ad ogni modo, diciamo che la violenza può essere di due nature. Fisica, quindi, che magari degenera nel sessuale, ma anche di natura spirituale, ovvero violenza spirituale, ovvero allontanare le donne dai dibattiti del campo del sapere. Questa è una violenza del campo del sapere, che io chiamerei di natura spirituale, va bene? E quindi in sostanza il problema è il seguente, che i rischi di questa dicotomia risiedono nel fatto che questa società tuttora non è pronta ad accettare le donne nei ruoli dove si decide le cose, dove si decidono le cose. E ne faccio un altro esempio, frequento da un po' di anni alcuni seminari, non nomino ovviamente ora l'associazione, dove di recente a gennaio mi è stato detto no, non puoi coinvolgere questa persona perché è donna. Al che io ho detto io non parteciperò più a questi seminari, da ora in avanti. Una brillante studentessa di Torino, dell'università in giurisprudenza, che ne sa secondo me 100 volte di più di qualsiasi altro uomo, non è stato concesso la parola. Dunque, questo è il problema. Però quali sono i rischi? Andiamo alle conclusioni. 30 secondi, se ci riusciamo. Sono un po'... Vai. I rischi però, se da un lato creare divisioni di genere, cioè, al momento siamo in una situazione in cui c'è divisione di genere, i rischi quali possono essere, a mio avviso? Che al momento la società è sicuramente un po' uomini contro le donne, però dobbiamo cercare di non arrivare a fare le donne contro gli uomini, perché purtroppo... e capita spesso, ci si deve sentire attaccati anche da, non le chiamerei donne perché alcune di queste non sono donne, però non posso dire in pubblico, diciamo, come l'aggettivo che avrei utilizzerei, però in sostanza io credo a una risoluzione finale sintetica di uomini e donne insieme, ecco, uomini e donne insieme sono sicuramente il punto di arrivo a cui dobbiamo lavorare e ci avrei anche la soluzione, perché a me piace fare politica, quindi qua sono di passaggio, ecco. Quindi mediante educazione, in che modo? Mediante educazione, mediante l'esperienza, perché secondo me l'esperienza, ovvero quindi il fare le cose, anche sbagliarle a fare, quindi imparare dagli sbagli, e mediante la possibilità di confronto. E spesso il limite di tutto ciò sono i nostri pregiudizi. Ho finito. Grazie a Davide. Ripasso subito il testimone a Roberto e a Silvia. Silvia, che ne pensi? Hai commenti sull'intervento? Beh, allora, le conclusioni mi piacciono, nel senso che il concetto del femminismo, chiamiamolo subito, è quello di creare uguaglianza, non certo divisione. Quindi quando parliamo di parità, di eguaglianza tra i generi. Però puntare il dito contro una violenza di stampo maschile non significa andare contro gli uomini, significa riconoscere le radici della violenza. Quindi ogni volta che io sento dire no, ma non bisogna fare la guerra tra i sessi, è che secondo me è un discorso che trova il tempo che trova, perché nel momento in cui noi vogliamo eradicare la violenza dobbiamo conoscere le sue cause e in quanto uomo, secondo me, bisogna essere in grado di fare come fa. No, ti abbiamo perso. Magari sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ok. Dicevo, è appunto fare come ha fatto in questo caso Davide, mi sembra, è prendere la parola e avere il coraggio di chiamare la discriminazione con il proprio nome nel momento in cui ci siamo di fronte, quindi come è successo ieri in Italia, no? Con
una donna che è stata allontanata da un tavolo di uomini perché non poteva giocare a calcio, la stessa cosa succede appunto nel momento in cui noi vediamo che una donna viene allontanata dal dibattito pubblico o che viene umiliata da gruppi di uomini semplicemente in quanto donna. Io ripeto, riconoscere che questa violenza esiste è il primo passo per eradicarla e non significa fare una guerra tra i sessi, perché come dicevo prima, tra l'altro esistono moltissimi uomini femministi e moltissime donne maschiliste, perché è un problema culturale questo, cioè è un problema che riguarda tutti. Possono esserci donne che aderiscono al modello prestabilito perché gli è stato insegnato che è giusto così, e uomini che si sentono in gabbia da questo modello e prendono quindi una posizione più femminista. Quindi io ripeto, è davvero una lotta contro un sistema culturale, non tra persone. La sfida qui è nel vedere e visibilizzare la struttura culturale e cercare di cambiarla insieme. Fare questo, riconoscere le matrici della violenza, non significa togliere dei diritti a qualcun altro. E io spero che questo possa essere chiaro, nel senso. Esatto, esatto. Io aggiungerei anche che, da premessa, non sono una donna, sono un uomo, quindi ovviamente posso parlare limitatamente sull'argomento, a parte, diciamo. Però mi viene da dire che la guerra c'è stata dall'altro lato, cioè adesso è una battaglia perché questa guerra non ci sia più, non ci c'è. È una questione complessa, perché nel momento in cui la discriminazione di genere è un fenomeno che sussiste ancora oggi nel 2021 e non si riesce a sradicare, è necessario lottare perché questa cosa cambi. Questo dico. E comunque sì, ha ragione Silvia, anzi ci sono donne maschiliste, uomini femministi e nulla, però c'è una lotta da fare e non si tratta di maschi contro femmine, ma si tratta di lottare per uguali diritti. E per concludere, a questo punto io ne approfitto per ricordare il tuo libro Donne tutte puttane, che uscirà dopodomani e che non vedo l'ora di leggere, ti confesso. E anche ne approfitto per dire che la violenza di genere online è una cosa che riguarda tutti, è una cosa che è difficile, secondo me, da eradicare, sia per ragioni culturali, sia per ragioni normative, sia per ragioni legate alle piattaforme. E se c'è qualcos'altro che senti di aggiungere, Silvia, rispetto a questo. Sì, in realtà appunto una cosa che non sono riuscita a toccare durante la presentazione, un po' per ragioni di tempo, riguardava proprio questa, che è la responsabilità delle piattaforme. Di nuovo, un problema che assolutamente non è solo italiano, ma forse dal punto di vista europeo andrebbe affrontato, perché con il GDPR abbiamo fatto un passo, ma anche in questo caso è solo un primo passo. La responsabilità delle piattaforme oggi e nei prossimi anni io credo che sarà cruciale, nel senso dovremo assolutamente trovare un nuovo tipo di compromesso, perché piattaforme come Telegram in questo caso non prendono alcun tipo di responsabilità quando ci sono casi di violenze. Telegram agisce solo in due casi, terrorismo e pedopornografia. Tutto il resto è considerato come un qualcosa di assolutamente secondario, in cui appunto Telegram non si sente in obbligo di moderare o di regolare, insomma. E questo succede anche in tante altre piattaforme. Quindi non solo a livello di violenza di genere, ma proprio a livello di odio online, secondo me prima o poi dovremmo cercare di capire da che parte andare, anche perché al momento tutti i nostri dati, i nostri contenuti, tutto quello che è di noi online è in mano a dei grossissimi monopoli che agiscono principalmente per ragioni economiche e non sicuramente per ragioni etiche. Quindi prima o poi, io credo, questa è la mia opinione, magari mi batterete, però il concetto secondo me è che dovremmo tornare a essere noi padroni dei nostri dati. Io voglio sapere dove sono le mie foto, dove sono i miei video, dove sono i miei post. E voglio anche essere padrona a casa mia, nel senso che se qualcuno mi insulta io voglio poter avere gli strumenti per agire, e anche se qualcuno appunto mi umilia. Oggi questo non succede e quindi la sfida è gigantesca,
e riguarderà proprio tutto l'ecosistema delle piattaforme che ad oggi è assolutamente sregolato, anzi forse andiamo sempre più verso il monopolio totale, quindi prima o poi, anzi credo che sicuramente nei prossimi anni ci sarà da tenere un occhio su questo dibattito e vedere come lo risolveremo dal punto di vista cittadino. Silvia, grazie mille di tutto, grazie mille del lavoro che fai, che è importantissimo per tutti e tutte. È un lavoro molto importante. Grazie a te, appunto, l'aumento di awareness, si direbbe in inglese, quindi di consapevolezza sull'argomento, è sicuramente un fenomeno fondamentale, perché altrimenti non se ne esce da questo problema che è veramente odioso e colpisce tantissimi giovani. C'è una domanda, ma non so se abbiamo tempo. Purtroppo no, non so se magari Silvia vuole rispondere veramente in maniera telegrafica, se può, in 30 secondi a questa domanda, l'ultima. Silvia, se Roberto vuole leggerla ad alta voce. In che modo, Silvia, stai agendo per rivendicare la sessualità e la libertà sessuale? E allora, risponderò molto brevemente. In realtà questo libro sicuramente ha al suo interno della libertà sessuale. Ho cofondato un'associazione che si chiama... No, salta. Si occupa proprio di fare sessuale principalmente nelle scuole, ma lo facciamo con tutti i mezzi che abbiamo. Mi sentite? Pronto? Sentiamo, ma l'audio è fermo. Cioè il video è fermo, scusami. Purtroppo dobbiamo chiudere la sessione perché il tempo è finito. Quindi mi spiace che ci siamo bloccati con questa immagine, come si dice, bloccata di Silvia, che ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, spero ci possa sentire adesso, e grazie anche a te Roberto per aver moderato splendidamente questo panel, che è stato super interessante da seguire. Quindi grazie a tutti voi, grazie a voi anche che avete fatto le domande e continuate a interagire con noi. A tal proposito vi ricordo nella chat box il feedback, la possibilità, anzi vi chiediamo di dare il vostro feedback a questo evento, perché è estremamente importante per noi. Trovate il link appunto nella chat box. Grazie ancora a Silvia e Roberto. E quindi passiamo alla parte, diciamo, più artistica di questo evento, con un artista che è anche un'accademica, ma è anche una cantautrice, che viene da Roma, acquisita fiorentina, Alice, in arte Alismata. È una ricercatrice in economia che scrive canzoni tristi per persone mediamente allegre. Autoproduce con Mesa il primo singolo a giugno 2020, quindi in piena pandemia praticamente. Passa mesi a suonare in realtà immanenti e trascendentali su Zoom, ed esattamente un anno dopo, quindi immagino a breve, uscirà il suo primo EP dal titolo Alice. Alismata, a te la musica, e grazie. Grazie a te Mario, grazie agli organizzatori e a tutti quanti per permettermi di essere qui. Io in realtà volevo parlare di ricerca, però tra l'altro veramente, sto scherzando ovviamente, canterò. Tra l'altro è veramente un evento secondo me interessantissimo. Allora, io sono Alismata, se vi devo descrivere con altre parole quello che faccio in qualità di cantautrice, direi che cerco di appunto parlare un po' anche delle turbe che influenzano la mia generazione, io ho 26 anni e quelle successive, ma cerco di farlo in maniera un po' più leggera. Forse per fare il giullare di corte era meglio invitare qualcun altro, però mi dispiace, adesso faccio due pezzi. Il primo pezzo che vi faccio sentire si chiama Alice. Se è vero che le canzoni che restano sono quelle che ricordi per intero,
come gli amori più importanti, come le turbe che hai assorbito dai tuoi manti. Scendi dal piedistallo del pensiero e riconnetti i piedi a pavimento, pur mantenendo il tuo mistero. Con l'eleganza di un gatto nero, se prestassi attenzione sapresti che l'anima è un pezzo che chiede spazio. Alice, ti vedo soltanto con la luna piena che illumina la testa e azzera le ombre della sera, e senti che pensare fa rumore, prendi l'aria dal vento e lascia le parole. L'aria dal vento e lascia. Scegli se preferisci il falso o il vero, perché il secondo sa mettere a nudo anche l'animo sincero. E non è dato riposarsi per raccontarsi storie, per sentirsi un po' più grandi. Se prestassi attenzione sapresti che l'onestà è un pezzo che chiede spazio. Alice, ti vedo soltanto con la luna piena che illumina la testa e azzera le ombre della sera, e senti che pensare fa rumore, prendi l'aria dal vento e lascia le parole, la storia che la testa amplifichi il brutto e non le cose buone. Economia comportamentale, sai, ha vinto un Nobel, ma anche in questo spero che tu sia un'eccezione. Alice, ti vedo soltanto con la luna piena che illumina la testa e terra, e nella sera senti pensare paru. Bene, questa era Alice, che appunto è una canzone solo apparentemente allegra, parla della felicità e del fatto che molto spesso basta solo spegnere il rumore dei pensieri. E volevo farti sentire un secondo pezzo che invece si chiama Tutti i fenomeni. E Tutti i fenomeni, non penso che insomma serva a spiegarla, è una canzone sull'ansia. Sono intrappolata qui, mi senti in un vortice di dubbi e falsità. Questa sera è venerdì, lo senti come pesa il mio bisogno di onestà. Tutti i fenomeni però, che senso ha? Impassibili a questa realtà di amori scenici, ma affezionati solo all'ansia. Portami fuori di qui, lo senti? Non ho forza di scrutare l'aldilà, ma se te lo dico ti risenti la paura, butta giù chi non ce l'ha. Tutti i fenomeni però, che senso ha? Da bravi isterici, fingersi mitici, impassibili a questa realtà di umori mistici, ma in
prima o poi verrà, e chi vibra vedrà. Mi dicono che ho tempo per una terza canzone, purtroppo per voi. E quindi vi entra un'altra canzone poco allegra. E, so, siccome si parla molto di ricerca, ve la introduco brevemente. Allora, io per arrivare a fare la ricercatrice qui all'Istituto Universitario Europeo sono passata per diversi posti, tra cui la Scuola di Economia di Stoccolma, dai quali si sono connessi prima. E appunto a Stoccolma ho vissuto un periodo un po' triste della mia vita dopo una rottura amorosa, e ho scritto questo pezzo che si chiama Angelica, tra parentesi, Stoccolma. Tarirà, Angelica, scende la pioggia e questa città è fredda, sui binari la divana rallenta, attenta, con un passo di troppo non ci torno più. A Milano ed in spiaggia dove l'amore t'ammazza, il calore di giugno soffoca la confidenza che avanza, dopo un anno che l'ansia ha avuto il meglio di te. Non resta più niente da fare, quando il dramma incombe non si può parlare, se non per due ore quando lo vuoi tu. Ho perso la voglia di salvare la gioia nella tua testa, quello che ne resta dall'insicurezza che governa in te. Angelica, tempo di neve, certo mi conviene che ricopra la mia lieve tristezza, e pensa che sui tetti di scista il grigio copre il blu. Il telefono squilla e non mi meraviglia il terrore che appesta i miei pensieri e la tua crudele essenza, l'infantile protesta che mi butta giù, giù. Abbastanza, ma il fuoco all'inizio che dà dipendenza, la fretta ci ha preso la mano, ma non porta lontano. No, non resta più niente da fare, quando il dramma incombe non si può parlare, se non per due ore quando lo vuoi tu. Ho perso la voglia di salvare la gioia nella tua testa, quello che ne resta dall'insicurezza che governa in te. E tarirà, 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 tarirà. Grazie. Grazie ad Alismata, grazie mille.
Ciao, grazie. No, niente, se vi è piaciuta questa roba, se volete approfondire lo stato di disagio che ci accomuna, mi trovate su Facebook, su Instagram, ovviamente su Spotify e su YouTube. E grazie ancora. Grazie a te, Ali. Ciao. Seguitela sui suoi social, ascoltate le sue canzoni che sono bellissime. Grazie ancora e a questo punto alcuni reminder. Primo reminder lo vedete, non so se questo è in sovraimpressione, ma il primo reminder è quello di compilare il feedback che trovate appunto nella chat box, perché è estremamente importante per noi. E poi vi invito di nuovo ad utilizzare gli hashtag e di interagire con noi sui social. Gli hashtag, ve li ricordo, sono Non Solo Erasmus e Civica Public Lecture. Dunque, direi che possiamo avviarci verso l'ultimo panel di questa nostra avventura giovanile. L'ultimo panel che viene, come da tradizione ormai, introdotto da un'immagine che ancora una volta proviene dagli archivi storici dell'Unione Europea, qui a Firenze, che ringraziamo. Non so se la regia può mandarla in video, questa immagine si trova qui a Firenze presso Villa Salviati, che ritrae una riunione dei giovani membri del Movimento Federalista Europeo nel giugno del 1996, proprio qui a Firenze, presso il Palagio di Parte Guelfa. È un po' un'immagine che è perfettamente in linea con il tema dell'ultimo panel, perché abbiamo dei giovani che si riuniscono per parlare di politica, ed è un po' quello che è il tema centrale dell'ultimo panel. E a questo punto passerei la parola a Marta Migliorati, ricercatrice presso il Jacques Delors Center della Hertie School di Berlino. Ciao Marta, benvenuta. Marta modererà il panel conclusivo dal titolo Come farsi sentire in Europa? Partecipazione politica giovanile. Benvenuta Marta, grazie di essere con noi e a te la parola. Grazie mille Mario, buon pomeriggio a tutti e tutte da Berlino. Sono molto onorata di far parte di questa bellissima iniziativa organizzata da Civica. Quindi diamo inizio a questo terzo panel, nel corso del quale, come Mario ha già anticipato, parleremo di partecipazione e attivismo giovanile e quindi del come farsi sentire in Europa. E sono molto lieta di presentarvi i nostri due speaker di oggi, Cristiana Marchitelli e Jacopo Bencini. Prima di dar loro la parola vorrei introdurli brevemente, dare un'idea della loro esperienza e della loro bio, diciamo. Allora, prima di tutto Cristiana, lei proviene dall'Abruzzo e ha studiato politica e mercati internazionali presso l'Università di Bologna e Sciences Po Paris. E poi si è laureata in politica ed economia dell'energia internazionale presso la Johns Hopkins University. Durante gli studi ha anche partecipato in diverse associazioni giovanili e ha fatto guida per il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Poi, 5 anni fa, si è trasferita a Bruxelles e attualmente è responsabile presso la Commissione Europea di politiche di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competizione. E poi passiamo a Jacopo, che è nato invece da una famiglia italo-polacca. Ha iniziato da giovanissimo il suo percorso nella politica sia locale che internazionale. Ha conseguito un master in scienze politiche e ha lavorato come ricercatore, attivista, mobilitatore giovanile per diverse organizzazioni, tra cui la German Development Institute, la Commissione Europea, la Commissione dell'Unione Africana e Chatham House. Attualmente lavora come consulente per organizzazioni italiane coinvolte nei negoziati sul clima e nei processi di pace guidati dai giovani. Dal 2014 è consulente comunale di Pontassieve e dal 2019 responsabile del mainstreaming e dell'impegno civico di Agenda 2030. Insomma, delle bio piuttosto ricche, come potete vedere, ma poi interverranno loro per dirci di più sulla loro esperienza. Prima di dare la parola alla prima speaker, vorrei invitare i partecipanti a rispondere a un piccolo sondaggio sul tema che dovrebbe apparire, eccolo qua. Una domanda che vorremmo porvi, che è: are you already civically engaged? Ovvero partecipate o avete partecipato in attività volte a portare un qualche cambiamento nella società? Avete un po' di tempo per rispondere, possiamo discutere poi poi le vostre risposte in seguito insieme.
E vorrei ora dare la parola a Cristiana, chiedendoti, Cristiana, nella tua esperienza, quali sono le modalità e i canali per far pervenire i nostri valori alle istituzioni, eventualmente produrre cambiamento? Insomma, come far sentire, in quanto giovani, la propria voce? Grazie, grazie Marta. E, buonasera a tutti. Vi parlo da Bruxelles, la uggiosissima Bruxelles, e sono contentissima di essere qui con voi per parlare di partecipazione politica. E in effetti, Marta, la tua domanda è molto valida, perché quello di cui vorrei parlare oggi con voi e discutere in realtà è di creare uno spazio per la partecipazione politica giovanile nel momento in cui ci rendiamo conto che forse o lo spazio non c'è o quello che c'è non crediamo sia soddisfacente per gli obiettivi della partecipazione politica giovanile. E in effetti quello che è importante, di cui è importante rendersi conto, è che molto spesso siamo di fronte ad un paradosso della partecipazione giovanile, perché noi abbiamo bisogno di spazio per dimostrare i nostri valori, le nostre idee, e al tempo stesso ci troviamo di fronte a dover dimostrare che abbiamo valore, che abbiamo delle idee valide per ottenere questo spazio. E quello di cui vorrei parlare oggi con voi è esattamente questo. Cosa facciamo? Aspettiamo che questo spazio ci venga dato o ce lo prendiamo? E per rispondervi avrei il piacere di raccontarvi la storia dell'associazione di cui faccio parte, che si chiama European Youth Energy Network, quindi la rete europea delle associazioni giovanili per l'energia. E, 2 anni fa ci fu uno dei più importanti forum ministeriali a livello internazionale dedicato all'energia, il Clean Energy Ministerial, e per la prima volta in assoluto fu organizzato il forum sulla gioventù. Parteciparono una 60 di ragazzi, tutti molto attivi, tutti molto validi e talentuosi. Sono andati a Vancouver e tra di loro ovviamente c'erano i ragazzi che avrebbero creato la futura associazione. E da un lato non si poteva che essere felici e contenti di aver finalmente ottenuto uno spazio grazie alla collaborazione tra il governo canadese e Student Energy, che è un leader globale nell'emancipazione giovanile a livello del settore energetico. E dall'altro lato non abbiamo fatto a meno di notare la mancanza a livello europeo di questa collaborazione, una collaborazione simile fra le istituzioni europee e i giovani, sempre a livello di politica energetica parliamo. Quindi una volta tornati a casa ci siamo guardati e ci siamo detti siamo di fronte a questo paesaggio frammentato di associazioni giovanili che in realtà avrebbero molta più efficacia se parlassero con un'unica voce con le istituzioni e se avessero la possibilità di agire in un ambiente che favorisca la cooperazione internazionale. E quindi ci siamo trovati effettivamente di fronte a questo paradosso e abbiamo deciso di approcciarlo in maniera proattiva. Nel senso, fin troppe volte abbiamo sperimentato una rappresentazione giovanile che era puramente simbolica. Alcune volte i giovani non vengono presi in considerazione perché ritenuti inesperti o poco capaci o ci rimane bloccati in balia dei cicli politici elettorali. E ci siamo chiesti, ok, cosa facciamo? Questo status quo non ci piace. E ci siamo resi conto che non era molto carino pretendere di avere uno spazio politico, ma piuttosto di creare le condizioni necessarie affinché questo spazio fosse creato in modo significativo, che sia a livello locale, nazionale o europeo. Quindi cosa facciamo per creare un impatto significativo? E l'approccio che abbiamo utilizzato, che vorrei raccontarvi, si chiama teoria del cambiamento o future test, indifferente. Quindi siamo partiti con l'identificazione del problema. Il problema qual è? Noi non abbiamo lo spazio, non abbiamo una rappresentazione politica a livello europeo. Quindi ci siamo seduti a immaginare uno scenario futuro. Come ci vediamo fra 20, tra 10 e 20 anni? Tipo le domande che vengono poste ai colloqui di lavoro. Come ti vedi fra 5-10 anni?
E ci siamo seduti e abbiamo immaginato noi nel 2030, nel 2050 come siamo. E vediamo per noi uno spazio per la discussione politica in cui i giovani sono presi in considerazione dall'inizio, in modo strutturale, con una vera e propria rappresentazione giovanile. E non solo per il gusto di avere uno speaker giovane in un panel oppure riempire delle quote, questo vale anche per la rappresentazione femminile, o abbassare l'età media. Quindi abbiamo visto che questo era l'obiettivo da raggiungere, creare questo spazio politico. E avendo in mente questa direzione ci siamo chiesti come cambierebbe il mondo, l'Europa, se veramente la nostra iniziativa avesse successo. Se lavoriamo bene in questa direzione, quali sono le conseguenze? E nel nostro caso specifico ci siamo chiesti quindi come la nostra iniziativa potrebbe contribuire alla transizione energetica. E utilizzando un approccio che si chiama backcasting, quindi siamo tornati indietro al presente, siamo volati nel futuro e ci siamo resi conto nel presente di quali azioni abbiamo bisogno per creare i prerequisiti affinché il nostro obiettivo diventasse concreto e diventasse una realtà. E ovviamente ognuno di noi aveva delle idee molto differenti, perché siamo un team di giovani provenienti da differenti stati membri, ognuno di noi ha un approccio differente, delle idee preconcette, ma come si dice nel motto dell'Unione Europea, siamo unita nella diversità, e questo è solo una forza. Lavorare in un team multiculturale permette di abbattere questi preconcetti, le differenti assunzioni, e ovviamente le idee risultano molto più innovative e siamo uniti in questo scopo di dare una voce, una rappresentazione politica all'interno dell'Unione Europea, con uno spazio che sia più democratico e aperto alla collaborazione. E ci siamo seduti in questa lavagna interattiva, ovviamente, e abbiamo costruito quei diagrammi bruttissimi che sembrano i diagrammi delle lezioni di matematica. Però questo diagramma ora si chiama European Youth Energy Network, quindi la rete europea dei giovani nell'energia. E la cosa che ci tenevo a dirvi è che noi non ci siamo mai incontrati dal vivo. Abbiamo lavorato nel mezzo della pandemia e siamo riusciti a creare un'associazione che aspira ad essere la voce di tutte le organizzazioni a livello di energia, locali, nazionali, a livello europeo, per avere un'unica voce, un'unica rappresentanza. E come facciamo per essere effective, per essere efficienti ed efficaci? Bene, noi parliamo con i nostri pari, abbiamo dei mentor che sono delle persone più grandi di noi, perché si riconosce il valore del confronto, dell'ascoltare e imparare dai nostri pari. E tutto questo grazie alla forza di volontà, perché non ci siamo mai visti e alcune volte è difficile, ridiamo sopra su questo, perché diciamo siamo un'associazione a zero emissioni, e questo sarebbe valso molto per la sessione che abbiamo avuto questa mattina riguardo la sostenibilità. Però spero di avervi dato qualche punto di riflessione e che qualcuno si sente ispirato per creare la propria associazione. Se volete vi lascio i contatti via chat e la parola torna a te, Marta. Grazie mille, Cristiana, per questo interessantissimo intervento e perfettamente nei tempi. Ti ringrazio molto anche per questo. E davvero hai portato una testimonianza di come sia possibile creare uno spazio autentico per i giovani a livello europeo. E credo che sia di ispirazione per molte persone. E prima di passare il microfono a Jacopo, a questo punto vorrei chiedere al nostro pubblico di rispondere a un altro piccolo sondaggio che dovrebbe apparire, esatto, che ci chiede: what is the most attractive form of political engagement in your opinion? Quindi qual è la forma più intrigante di attivismo, più interessante di attivismo secondo voi? Anche adesso avete 3 minuti per rispondere e poi possiamo discutere i risultati insieme. E nel frattempo vorrei dare la parola a Jacopo, chiedendoti, Jacopo, e allacciandomi proprio a questa domanda di questo sondaggio,
Nella tua vita hai potuto apprezzare diversi tipi di engagement e di attivismo. Cioè, per esempio, adesso sei amministratore pubblico locale, ma hai anche avuto tante esperienze internazionali in settori diversi, in Europa e anche fuori. Quindi ci vuoi raccontare come ci sei arrivato e come si connettono tra di loro queste esperienze e a che cosa portano in termini di farsi ascoltare? Grazie. Grazie Marta e grazie al team per l'invito di oggi. Tra l'altro vedere ecco, da video e da remoto le sale dell'Istituto Europeo mi fa anche un po' battere il cuore da ex stagista degli UI. Rispondo alla domanda ripartendo dall'approccio che ha usato Cristiana, che hanno usato i ragazzi con lei, cercando di portarne proprio un altro oggi, ossia aggiungendo quelle due variabili che possono sembrare opposte a un concetto di programmazione, di immaginazione strutturata di un futuro, che però in realtà influiscono e hanno influito tantissimo anche sulla mia vita e su quello che poi è il mio, chiamiamolo in inglese, engagement pubblico nelle sue varie sfaccettature. Queste variabili sono il caso da una parte ed il coraggio dall'altra. Mi hanno dato tanto entrambe nella musica e nella politica, ma oggi parliamo della politica e probabilmente è andata un po' meglio della musica. Caso e coraggio, cosa c'entra tutto questo con l'Europa e con la mia storia? Lo diceva Marta all'inizio, la mia storia personale è una storia europea perché appunto nasco da una famiglia mista, metà italiana e metà polacca. Una famiglia che nasce ben prima dell'Unione Europea, quindi una famiglia europea prima dell'allargamento del 2004, con il caso che ha fatto sì che mia mamma attraversasse una strada di Varsavia da studentessa, mentre per coraggio e curiosità mio babbo, mio padre, insieme a degli amici di Montasseve, andavano nell'esplorazione dell'est Europa socialista di quei tempi. Il caso e il coraggio li hanno fatti incontrare e poi sono arrivato io e questo ha portato l'Europa in casa mia fin da subito. Per me Europa era parlare al telefono, tramite il telefono a gettoni, in quelle cabine fumose e brutte dei bar, con i nonni, con i miei cugini, con i miei zii. E per me Europa, e mi rendo conto di essere un po' un privilegiato da questo punto di vista, è sempre stato un qualcosa di totalmente naturale, che mi ha permesso poi di vivere l'espansione, l'allargamento dell'Unione Europea nel tempo e lo sventolare di quella bandiera blu con le stelle, con anche uno spirito, guardate, veramente di liberazione, non solamente in termini politici, ma per chi appunto oggi chiama la sua famiglia su WhatsApp video senza costi di roaming e allora doveva andare in quelle cabine fumose dei bar per telefonare. Quindi un pensiero che mi ha sempre dato anche un po' un punto di vista diverso a livello politico rispetto a tanti altri bambini e ragazzini, dall'internazionale al locale, e che oggi penso possa essere condiviso da tanti giovani europei che ancora nell'Unione Europea non sono, e penso ai paesi che sono ancora fuori dall'Unione, penso ai serbi, penso agli albanesi e tanti altri ragazzi, magari giovani come voi, come ero io, che possono avere questo tipo di approccio curioso. Ecco, il caso e il coraggio mi hanno portato nella politica. Il caso per arrivarci, devo dire, e il coraggio per rimanerci a tratti, anche qui rispetto a una strutturazione bella, sana, seria, come quella che raccontava Cristiana Marchitelli, una serie di casualità alle quali ho voluto dire sì nella vita, mi hanno accompagnato dal conoscere, perché alla fine ho la fortuna, ecco, di vivere oggi, di amministrare in un paesone dove più o meno ci conosciamo e che mi ha permesso di conoscere fin da ragazzino quelli che erano un po' i politici locali, ma guardate, molto semplicemente, schiettamente, anche nell'organizzazione delle feste di paese. Suonavo con amici che a loro volta conoscevano queste persone e in un certo senso il mio è stato un ingresso laterale, quindi, nella politica, un qualcosa che già avevo dentro molto forte, come vi ho raccontato, attraverso questa visione così, un po' diversa magari, però un ingresso laterale che mi ha permesso di conoscere chi sul territorio faceva politica non come quella dei telegiornali, ma una politica che era fatta di fatica, che era fatta di giornate passate fino a mezzanotte, magari a finire un lavoro perché ce n'era bisogno in paese e perché era un tema sentito.
E quindi in questo senso vi dico, si può arrivare alla politica e alla partecipazione politica per caso, spesso tramite un amico o un'amica, il proprio ragazzo o ragazza. I modi sono infiniti. Poi ci vuole un po' di coraggio e un po' un dirsi di sì tutte le mattine per rimanere in queste esperienze. Oltre la politica, perché poi sono stato introdotto in questo modo e voglio parlare in questo senso appunto di engagement fuori anche dal mio ruolo politico a Pontassieve. Ho avuto la grande fortuna di far parte di una campagna internazionale, di un'organizzazione internazionale, anzi, che fa campagne sui temi dell'educazione nei paesi in via di sviluppo, sui temi della diffusione dei mezzi sanitari. Ecco, oggi è un tema molto importante, lo era anche anni fa, oggi ancora di più, e tutto questo, guardate, è nato da un mio stage. Ero a fare uno stage a Venezia, ero solo la notte in un ostello perché facevo il pendolare e dopo essermi bevuto una birra ho visto questo annuncio online e mi sono detto vabbè, proviamo a mandare il curriculum. Da lì, di nuovo, un po' di caso e un po' di coraggio, è nata poi una collaborazione che negli anni mi ha portato a svilupparmi professionalmente come un qualcosa che non avrei mai pensato di fare, un lobbista, un responsabile advocacy nelle relazioni istituzionali, nelle relazioni internazionali. E questo mi ha portato, pensate, addirittura nel 2017 a far parte di un'iniziativa con la Commissione europea, l'Unione africana, dove giovani come voi, come ero io ai tempi, sono stati coinvolti da tutti i paesi d'Europa e dell'Africa per parlare di fronte ai capi di Stato e di governo africani ed europei, portando le nostre idee. E forse per caso, non lo so, fui selezionato proprio io per parlare di fronte a Merkel, Macron, a quei circa 70 capi di Stato e di governo che ecco, mi hanno fatto pensare in quel momento, ma come ho fatto io ad essere qui? E allora qui passo a quella che vorrei fosse la conclusione e se ho un ruolo per essere ascoltato, la lezione forse da portare a casa da questa giornata e da questo mio intervento. Il caso presenta tante opportunità e l'importante, ragazzi e ragazze, è non dire mai di no a qualcosa che può sembrarvi vagamente fuori dalla vostra linea. È vero che bisogna programmare, che bisogna pensare a se stessi in termini di cosa può servire, ma bisogna anche provare a entrare almeno con un piede nelle porte che vediamo aperte, negli spiragli che abbiamo davanti, perché dopo qualche volta non è più il caso che si presenta alla porta, ma è apprezzamento degli altri per quella che a quel punto sarà diventata la vostra esperienza. E io ancora oggi vengo chiamato in contesti stranissimi fuori dall'assessorato comunale, ma appunto a intervenire in situazioni simili a quelle che ho vissuto, dove il caso mi aveva portato, ma dove adesso l'esperienza, e forse non me lo dovrei dire da solo, ma forse un po' di competenza, mi permettono di entrare anche a livello lavorativo. Il caso, guardate, comporta paura, però se volete farvi sentire, che è l'obiettivo, no, dell'incontro di oggi, davvero, siate liberi, questo ve lo dico, siate liberi dal concetto di utile che domina questa nostra società. Non pensate solamente a ciò che sarà utile per voi stessi nella vita, pensate a ciò che vi sembra giusto per voi e per gli altri. E lo dico con un termine toscano, mi dispiace per i traduttori, lasciatevi guidare anche da ciò che rispetto alle vostre passioni vi sembra ganzo, rispetto a ciò che credete possa essere bello per voi da fare, per voi e per gli altri che avete intorno. Non guardate solamente all'utile, e questo vi permetterà, se andrete avanti così, con un po' di coraggio, oltre alla casualità delle circostanze, di essere un'interferenza in quella linea dritta, 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 che è la linea del mainstream, delle cose che succedono sempre uguali, che però si può rompere. E allora succede che ti trovi in delle situazioni, e succede che oggi io vi faccia questo discorso dopo 7 anni da amministratore pubblico, da questo ufficio e con un po' di esperienza alle spalle. Grazie, sono aperto alle vostre domande. Grazie mille, Jacopo, per questo contributo e questo sguardo sull'Europa, sull'Unione Europea, su cosa significa farne parte e parteciparvi. E grazie mille ancora anche a Cristiana. Ci avete mostrato, credo, diversi modi attraverso i quali è possibile diventare coinvolti, no? C'è duro lavoro, c'è determinazione, ci sono ideali, c'è anche un po' di fortuna nel mezzo, no? Insomma, un po' di tutto porta a, insomma, un'abilità di farsi sentire
ascoltare a livello europeo ed è sicuramente una challenge quotidiana, poiché come sappiamo l'Unione Europea è un luogo, una macchina piuttosto complicata, quindi ci vuole anche un molto studio e comprensione di quello che abbiamo davanti. E, insomma, sono a questo punto sono curiosa, e penso lo siate anche voi, di sapere cosa ne pensa il pubblico dei vostri interventi, quindi vi invito, invito chi, gli ascoltatori, di postare domande e commenti sugli interventi dei nostri speakers. E, volevamo anche commentare i sondaggi, ma vedo che il secondo sondaggio non ha, non so se non ha funzionato o nessuno ha risposto su qual è il most attractive form of political engagement, ma sicuramente nel primo sondaggio avevo notato che la maggioranza delle persone ha detto di essere already civically engaged, che suppongo sia una buona notizia. Non so se il pubblico vuole elaborare, nessuno di loro vuole raccontare in che modo è civically engaged al momento. Vedo che qualcuno, Davide, vorrebbe fare un intervento. Non so se Davide mi... Si fa noia, c'è Davide, non so se riuscite a sentirmi. Sì, sì. Perfetto, allora passiamo il microfono a Davide per un intervento, spero più breve di quello di prima. Grazie Davide. E eccoci di nuovo, chiedo a Marta Migliorati quanti minuti abbiamo a disposizione. 3 minuti? Sì, beh, dipende dalle altre domande in arrivo, ma direi che 3 minuti può andare bene. Vai, prego. Allora, innanzitutto grazie mille, io mi chiamo Davide D'Alia e sono il travel agent qui esterno presso lo UI. Sono nuovo da un mese. Ecco, vi ho ascoltato con grande interesse tutti quanti degli interventi e in particolar modo mi ha colpito fortemente ciò che è stato detto dal signor Jacopo Bencini. Ecco, lui ha parlato di caso e coraggio. Non a caso, probabilmente oggi ascoltavo questo vostro intervento qui presso il Civica. Dunque, sono due parole che in qualche modo due parole sulle quali ho riflettuto da vari anni, in particolare sulla parola coraggio, che per me rappresenta agire con il cuore, o meglio, è l'etimologia della parola, quindi le persone coraggiose sono quelle che agiscono con il cuore, quindi sono quelle mosse dai sentimenti più puri delle virtù. Mentre il caso è una parola molto importante, perché se Jacopo Bencini ha parlato del caso, io probabilmente ora parlerò di caos. Non mi spaventate, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Nel senso, io credo che il caso non succede, ogni cosa non succede a caso, perché tutto deriva dal caos. Sono 3 parole anagrammate delle stesse 4 lettere. Questa cosa non è un caso e probabilmente il fatto che io sia capitato all'Istituto Europeo nemmeno è un caso. Ma andando nel dettaglio su quanto volevo appunto dire a tema di questa sessione, si parla di giovani nelle politiche, spazio per i giovani nella politica. Ho ascoltato con estremo interesse Cristiana Marchitelli, che tra l'altro mi faceva sorridere su un fatto interessante, come loro anche a distanza, in tempo di pandemia, senza incontrarsi, erano riusciti a sviluppare delle idee. Bene, anche me, insieme ad altre persone in Italia, che non ci conoscevamo, ecco, stiamo sviluppando delle cose, stiamo sviluppando un progetto politico. Io non parlerò di politica, perché non parlerò di politica nel senso puro del termine, non nel senso ovviamente declinandolo in direzione di qualche cosa, perché non mi è consentito ovviamente, giustamente. Parlava, diceva, i giovani devono dimostrare o pretendere. E no, secondo me devono dimostrare, non devono pretendere proprio nulla, devono crearsi uno spazio. Ma è pur vero che la politica, quindi Jacopo Bencini, che in questo momento rappresenta la politica, mi sembra che sia un politico, giusto? Pontassieve, un assessore, esatto. Creare le condizioni,
cioè la politica crea le condizioni di sviluppo per realizzare, per far realizzare associazioni, imprese e cittadini le cose, ed è questo il valore più alto della politica. E non a caso sto cercando di dare il mio supporto alla mia città, che è Salerno, dove vedo che però ci mancano delle cose, perché parlano di idee, si parla di idee ma non si parla di execution. Ma se non sappiamo non sappiamo come realizzare le idee, ma dove vogliamo andare? E quindi motivo per cui non darò il mio supporto e rimarrò a Firenze ancora per un poco. Dunque, Unity in Diversity, diceva, mi sembra, Cristiana Marchitelli, è esattamente quello per cui dobbiamo, secondo me, lavorare, uniti nella diversità. Infatti unione è un simbolo di logica dei diagrammi di Olerovenn, no? Non è un insieme, l'unione, è qualcosa di più, è l'espressione molteplice delle parti, dove tutti quanti necessariamente dobbiamo dare il nostro contributo. E quindi con questo concludo. Grazie, grazie mille Davide. Ripasso la parola a Marta. Prego. Abbiamo anche delle risposte al sondaggio intanto. Benissimo, grazie mille Davide. Abbiamo risolto il problema, ci scusiamo per un disguido tecnico, ma adesso è stato risolto e quindi è possibile rivotare al sondaggio. Ottimo, immaginavo ci fosse un problema tecnico, non ci potevo credere che non ci fosse responso. Grazie mille Davide per il tuo intervento, non so se Jacopo o Cristiana vogliono rispondere, perché mi sembra che abbia sollecitato entrambi, perciò Jacopo, Cristiana, chi vuole andare per primo? Prego, Jacopo. Grazie Davide per le riflessioni e hai perfettamente ragione. Io ho voluto parlare di caso e caos, come diresti anche te, come hai aggiunto giustamente, rispetto a un'esperienza che ci tenevo a dire non nasce prepianificata, e in questo senso volendo dare a ragazze e ragazzi che sono con noi oggi un rispetto a quello che viene raccontato di solito, alla necessità estrema di pianificarci, di essere utili, di crearsi una solidità nella vita e tutti questi ragionamenti, di seguire anche a volte, no, quelle che sono un po' predisposizioni e cose che ti arrivano, alle quali bisogna essere in grado di dire sì. Però hai perfettamente ragione nel dire che ci devono essere gli spazi, e qui si torna sull'intervento di Cristiana all'inizio, e più si sale di livello e meno spazi ci sono, molto spesso. E tutto questo caos che si può mettere in moto anche come attivismo giovanile rischia di rimanere uno scontro tra particelle in una bolla chiusa che non influenza niente da fuori. E allora è vero, il compito sì della politica, guardate, fin dal livello locale, e non parlerò del mio, se no siamo a metterci medaglie oggi, non è assolutamente il caso, ma fin dal livello locale, quando parli di necessità di una formazione all'execution, oltre che alle idee, la formazione all'execution la si faceva tramite le scuole di politica, oggi la si fa mettendo i giovani a fare direttamente, magari non da soli. Certamente ci vuole un po' di accompagnamento che crea anche un ulteriore, no, incrocio e scontro di particelle con altre generazioni magari, però è stato il mio caso, ma di tantissimi giovani amministratori in Italia, negli 8.000 comuni d'Italia e in tutta Europa. Quando ti trovi a 25 anni a gestire budget di milioni di euro, per fortuna c'è qualcuno che ti aiuta, ma impari in quel modo a farlo, e se hai un po' di background o di passione sulla politica capisci qual è la direzione da prendere, ma bisogna che ci sia questa apertura a mettere ragazze e ragazzi sulla sedia a fare le cose, altrimenti rimane un discorso di idee, come dicevi tu. E ti ringrazio per l'intervento. Sì, se posso complementare, grazie mille Davide per il tuo intervento, e sì, mi riallaccio anche a quello che ha detto Jacopo. Volevo solo specificare che in realtà non voglio che passi il messaggio che i giovani devono pretendere lo spazio politico, poiché spero di essere stata chiara, se non lo sono lo ripeto con piacere. In realtà quello che volevo dire è che l'obiettivo del mio intervento era di dimostrare come creare le condizioni necessarie affinché questo spazio venga creato, è stato l'obiettivo che ci ha fatto lavorare da 2 anni a questa parte, senza pretendere, perché appunto con quale faccia tu pretendi qualcosa o si pretende qualcosa, dimostrando e creando le precondizioni necessarie affinché questo avvenga, è l'unico modo in cui si può andare avanti. E mi è piaciuto particolarmente
l'utilizzo di questo anagramma, perché mi ha fatto partire dalla tangente in filosofia, mi ha fatto sia il tuo intervento, Davide, che quello di Jacopo, mi ha fatto pensare alle lezioni all'università in cui si parlava di Machiavelli e del principe, e di come il principe deve essere in grado di plasmare il caos di cui tu parlavi, e anche il caso di cui Jacopo parlava, perché noi, principe, qualsiasi persona, deve essere in grado di costruire gli argini di questo fiume in piena che è la fortuna e che è il caos. E quindi trovo, me l'avete fatto venire in mente immediatamente, volevo condividerlo con voi, perché effettivamente avete entrambi ragione, bisogna darsi la possibilità di partecipare, quindi il caso, il non dire no di Jacopo, e il coraggio, ok? Io ho notato perseveranza, continuare ad agire affinché questo non avviene, perché se non si persevera e si abbandona, è un fallimento. Grazie mille a entrambi per le vostre risposte. Marta, scusami un attimo, perché Davide vorrebbe un attimo fare un altro intervento. Prego. Ah, scusami, non avevo capito. Prego, no, tranquillo. Davide. Ciao Marta. Allora, giusto un minuto. Io ringrazio davvero l'intervento anche di Cristiana Marchitelli, alla quale ovviamente era molto chiaro ciò che avevi detto prima, assolutamente, sì, quindi è fatto bene però a specificarlo, perché probabilmente dalle mie parole il messaggio poteva essere fuorviante. A concludere, io ho sempre detto, insieme ad alcuni amici, diciamo sempre che al giorno d'oggi essere rivoluzionari significa riuscire ad essere se stessi. Purtroppo oggi come oggi, la gente non riesce a essere se stessa, non è in equilibrio con se stessa, ma se non si è in equilibrio con se stessi non si può essere faro per nessun'altra persona. E poi c'è anche un altro aspetto importante, che è quello che dico spesso citando i latini: verba movent, exempla traunt, la parola smuove. Ma non abbiamo bisogno più di parole, abbiamo bisogno di esempi che smuovono, cioè no, le parole smuovono, gli esempi che insegnano, perché chi opera con l'esempio in qualche modo si è già manifestato nella realtà delle cose, ed è incontrobattibile, è inespugnabile, è impossibile andarci contro, perché chi dimostra con i fatti è inattaccabile, perché i fatti parlano per sé. Le parole invece a volte possono essere fuorvianti. Per l'amor del cielo, c'è bisogno di parole, perché bisogna comunicare. Però oltre alle parole, quindi prudenza nel pensare, ma rapidità nell'agire, e fortemente dobbiamo utilizzare questa strategia. Concludo dicendo, Jacopo, io sono a Firenze, sono a disposizione. Grazie a Davide. E poi volevo ricordare, scusami un attimo se mi intrometto Marta, volevo ricordare a chi ci ascolta di agire con noi, non abbiate paura anche a fare domande in inglese, perché abbiamo molte persone collegate all'Italia che non sono italofone. Non è assolutamente un problema scrivere domande in lingue diverse, quindi vi incoraggiamo a interagire anche se il panel è in italiano. Grazie. A te Marta. Sì, infatti volevo anche io invitare a tutti voi a intervenire, e nel frattempo che ci pensate stavo guardando, non so se anche Cristiana e Jacopo vogliono guardare o vedono i risultati del sondaggio What is the most attractive form of political engagement? E il vincente per adesso è NGO and Volunteering Organizations, che veramente batte gli altri. Il secondo è Professions in Advocacy and Public Sector Relevant Activities. E gli altri due a pari merito sono Political Groups and Party Memberships and Living a Passion in Your Day-to-Day Life Circles. Quindi l'ONG e il volontariato davvero sono viste come la forma più attraente, se vogliamo chiamarla, non so come dirlo in italiano, più engaging form of political engagement. Non so se Cristiana o Jacopo hanno da commentare riguardo a questo, al fatto che l'attivismo attraverso il volontariato e l'ONG sia più attraente o più divertente o più efficace che per esempio
essere membro di un partito politico. E, credo che potete entrambi rispondere venendo da due aspetti diversi di questo attivismo. Se Cristiana vuole intervenire. Sì, grazie. Se vediamo questa risposta in correlazione alla risposta precedente, significa che la maggior parte dei ragazzi che sono qui con noi, che sono quindi attivi politicamente, magari sono attivi grazie alle ONG e al volontariato. Da come leggo io in realtà la tabella, una lettura un po' personale, perché per me living the passion equivale al volontariato, ho la fortuna di poter vivere la mia passione facendo del volontariato in quel frangente. Penso che il volontariato dia un po' più di libertà. Magari attraverso dei partiti politici c'è una partecipazione un po' troppo strutturata, mentre nel volontariato si ha la libertà di esprimersi senza magari la paura di, non saprei, essere cacciato, di seguire delle linee politiche che sono prestabilite. Magari sto dicendo delle eresie, Jacopo, non esitare a dirlo, però secondo me sì, i giovani d'oggi hanno bisogno di esprimere al 100% quello che la loro voce, senza catene, e magari il volontariato e le associazioni non governative danno questa opportunità in più libertà. Ecco, mi chiedevo cosa ne pensa Jacopo dalla sua parte di amministratore, appunto, se è vero che ci sia questa differenza nelle libertà che si può avere a livello di politica locale o anche europea e un livello di attivismo invece più radicato nella società civile. Assolutamente. Si ricollega molto bene in realtà alla seconda domanda intervento di Davide da Sud a Fiesole. L'attivismo nel senso di volontariato, l'attivismo nelle ONG, l'attivismo... Io stesso ho fatto un bel po' di volontariato e tuttora collaboro fuori dal comune, insomma, per varie associazioni e organizzazioni in questo senso. E il volontariato e le ONG portano soluzioni che si vedono. Portano tramite l'azione, si dimostra, si reifica, se vogliamo, no? Si materializza l'idea. E allora, se siamo in 30 con idee anche leggermente diverse, ma su uno o due temi ci troviamo d'accordo e con forza spingiamo in una direzione tramite il volontariato e l'attivismo, vediamo quella cosa accadere, se siamo bravi, come diceva Cristiana, con perseveranza. La politica potrebbe attrarre un po' meno da questo punto di vista, ma il concetto è molto simile, con la differenza che magari il risultato non si reifica subito, ciò che si promuove non avviene subito, ma avviene per tutti. E questa è la grande differenza. Tramite la politica si cambiano le leggi che valgono per tutti, e questo a livello dall'Unione Europea fino alla politica locale. Io posso fare volontariato per cambiare una situazione, magari per aiutare un circolino che conosco dove hanno avuto difficoltà economiche, dove promuovono qualche attività alla quale io tengo moltissimo perché magari la faceva mio padre prima di me o perché aiuta delle persone in difficoltà che conosco. Fare politica vuol dire arrivare a quell'obiettivo lì, però per 60 milioni di persone o per tutta l'Unione Europea o cambiando il tessuto normativo. E in questo senso sono entrambi impegni che puntano al cambiamento e non facciamoci fregare, ragazze, ragazzi, devono stare insieme le due cose, perché dal piccolo volontariato a livello locale degli individui, dei piccoli gruppi, possono nascere delle pratiche, delle buone pratiche, degli esempi che basta che finiscano per una settimana sul giornale e improvvisamente cambieranno la politica. E diventeranno uno standard per tutto il resto. E far parte di una forza politica o fare attivismo in un partito non vuol dire avere delle catene a ciò che si pensa o ciò che si dice. Ho sentito questa parola, le catene, ma ho un po' scosso. Pensate quanto è difficile cambiare una legge, cambiare un pezzettino di sistema se siamo in 30 e ognuno di noi in pubblico dice una cosa leggermente diversa dall'altra. Questo fa parte del gioco, bisogna arrivare a un obiettivo e parlare solo di quello e tutti nello stesso modo finché non si arriva all'obiettivo.
Poi quando l'abbiamo raggiunto, allora, come dire, in un certo senso ci si può anche sciogliere, ma altrimenti non daremo mai l'idea da fuori come gruppi politici organizzati di essere compatti e coerenti in ciò in cui si crede. Perché guardate, basta una virgola che qualcuno sarà pronto a dire «Ah, ma allora non la pensate tutti così, il processo si infanga». Individuale e locale e politico devono stare insieme, altrimenti non si arriva a nessuna parte, e questo vale tantissimo anche per l'Europa, e l'esempio di associazioni come quella di Cristiana sono fantastiche. L'esempio è fantastico, le associazioni sono fantastiche, non so più parlare. Se posso commentare su questo dialogo che avete avuto, penso che sia davvero cruciale, anche dal punto di vista da ricercatrice, sul tema, sull'Unione Europea in generale, che le sinergie tra la società civile e la politica siano fondamentali per creare una società civile europea. In quanto ricercatori di integrazione europea spesso ci rendiamo conto, ci chiediamo, ma esiste questa società civile europea? Si sta creando da qualche parte? E in vari filoni di ricerca si trova che appunto nel momento in cui per esempio il Parlamento europeo o diversi partiti vanno a collaborare con iniziative di società civile, portano dei cambiamenti a volte molto importanti, quindi credo che sia assolutamente fondamentale quello di cui state discutendo. E non so se il pubblico ha degli interventi, delle domande, o se invece ci stiamo avvicinando verso la fine del nostro dibattito. Non vedo nessun intervento dall'occhio. Scusa Marta, ci sarebbe un altro intervento da parte di Davide, che oggi è on fire. Oggi proprio Davide non si tiene niente. Vai, prego. Eccoci qua. Dunque, grazie innanzitutto per questo tempo concessomi. Io tra l'altro sono uscito dall'ufficio senza chiedere permesso. Le rivoluzioni non si chiedono, non si fanno chiedendo il permesso, nel senso, è sempre stato così, la storia lo insegna. E, interessante quello che Cristiana Marchitelli, mi sembra, prima dicesse, stava facendo una sorta di viaggio temporale, nel futuro, ad ogni modo mi sembra aveva accennato al tempo, va bene? E, secondo me, il grande limite attuale del dibattito politico è la contrapposizione dei tempi, il passato, il presente e il futuro. Gli europeisti guardano al futuro, i tradizionalisti sono nostalgici, guardano al passato. Poi c'è chi parla solo del presente. È sbagliato, tutti e tre sono sbagliati, ed è il motivo per cui la politica non farà mai nulla. Allora, quello che io sto realizzando insieme ad altre persone è un flusso tra il passato, il presente e il futuro, quindi la visione al futuro, quindi guardare al futuro, come diceva Jacopo, i risultati nella politica non si vedono dopo un giorno, si vedono dopo decenni, si parla di 2050, a 40 anni, dici Madonna, questi pensano del futuro senza risolvere i problemi nel presente, no, la visione è al futuro, i valori sono nel passato, perché se dimentichiamo il passato cadremo sicuramente, però bisogna essere concreti nel presente. Se non si è concreti nel presente, non riusciremo a determinare il presente. Quindi, proiettate al futuro con i valori del passato, vinceremo nel presente. Per l'Italia, con l'Europa ed oltre, aggiungerei. Ho finito il mio slogan elettorale. Grazie. Va bene. Grazie Davide. Marta, di nuovo a te. Beh, bello slogan, dopo verso l'infinito e oltre. Abbiamo uno nuovo. Grazie mille, Davide. Non so se i nostri panelists vogliono aggiungere qualcosa all'intervento di Davide. Visto che abbiamo tempo, se posso... Allora, Jacopo vuole rispondere prima. Prego. Prego. Davide, dobbiamo sicuramente incontrarci a Firenze, questo l'ho capito. E, mi ha colpito un passaggio del primo intervento di Cristiana, che si collega molto alla tua suddivisione dei tempi percepiti, no? Che facevi adesso. Si è un po' persa la capacità di immaginare collettivamente.
L'Unione Europea e lo sviluppo dell'Europa e quello che sta accadendo adesso con i piani di ripartenza e resilienza è forse uno degli ultimissimi agganci rimasti in Europa per la popolazione più ampia, per ragionare di un futuro comune. Se ci pensate, rispetto anche alla scomparsa delle ideologie ormai da 30 anni fa in poi, quello europeo rimane invece forse l'unico sogno a grandi linee comprensibile a tutti e che ha già portato frutti. Quindi si torna anche all'implementare, no, di cui prima. Cristiana diceva che nella loro analisi hanno provato a proiettarsi nel futuro, immaginare come sarà questo futuro e riportare al presente, no, quelle che avrebbero potuto essere delle particelle anche embrionali di cambiamento per lavorarci sopra. Mi ha colpito perché 2 anni fa ormai, quando abbiamo lanciato il nostro progetto qui a Pontassieve sull'Agenda 2030, per spiegare ai nostri cittadini, per coinvolgere le associazioni del territorio, erano più di 50, cosa fosse l'Agenda 2030 e perché dovevamo guardare a quel tipo di futuro, abbiamo fatto lo stesso identico esercizio. E questo può aiutare moltissimo nella costruzione politica, anche guardate ragazze e ragazzi a tavola con chi ci sta intorno, con i nostri gruppi sociali, a ragionare davvero di dire io vorrei arrivare a quel futuro lì, quale pezzo di quel futuro già conosco oggi, in che modo posso supportare quel pezzo esistente. E allora si torna al discorso di prima, può essere un'associazione, può essere un NGO, può essere un partito politico in cui si vede un embrione di quel futuro. E a livello europeo questo, pensate a cosa ha portato. Oggi, insomma, ve l'ho detto dalla mia storia personale, io per parlare con i miei nonni di Varsavia dovevo andare in un bar e aspettare che mia mamma finisse nella cabina mentre c'erano persone a fare tutt'altro, insomma, intorno a me. E oggi viviamo in un mondo completamente diverso in cui è percepita la normalità di questo tipo di scambi e non mi sento più strano, ecco, dovessi dire oggi a scuola che sono europeo in questo senso. Allora, fin dove può arrivare questa proiezione e quanti semini sono stati coltivati? Ecco, spero che molti semini siano stati seminati e che crescano e anche velocemente. Cristiana, vuoi aggiungere qualcosa? In realtà commentare dicendo che sono sconvolta da questo attivismo in modo molto positivo in realtà, di Davide. Grazie Davide per permetterci di avere un dialogo con te e invitatemi te e Jacopo quando avrete il vostro bilateral, magari mi piacerebbe molto partecipare. Volevo solo dire che quello che ha sottolineato Jacopo è importante, una visione, avere una visione, ok, che non si parla più di ideali, però è importante perché la partecipazione politica, qualsiasi forma, qualsiasi di queste 4 forme di cui abbiamo parlato, prenda, è importante perché alla fine è quello che ci fa sentire vivi ogni giorno, di avere uno scopo ed è bello vedere che la nostra voce sia ascoltata da qualcuno, qualsiasi forma essa prenda. Assolutamente, credo che sia cruciale non farsi neanche scoraggiare dalle complessità del mondo, no? Perché spesso credo che uno guardi fuori e dica ok, non credo di avere spazio, credo di essere troppo piccolo per fare qualsiasi cosa, mentre anche un evento come oggi, no? Ci dà l'opportunità di parlare di queste tematiche e di facilitare no, l'apertura verso questo attivismo nel futuro. Posso passare la parola a Mario? Marta, prima, visto che abbiamo ancora qualche minuto, sì. Prima di concludere, volevo fare io una domanda, se posso, a più che altro una riflessione. Visto anche come è andato a finire il sondaggio, l'ultimo sondaggio che abbiamo fatto, diciamo che in questo evento abbiamo scelto 2 temi, e all'inizio sustainability e anche parità di genere, violenza di genere, perché riteniamo siano un po' i temi più importanti, più forti su cui i giovani oggi, attorno ai quali i giovani oggi si radunano e sono interessati. Però abbiamo tenuto volutamente quest'ultimo panel sulla politica più in generale alla fine,
perché, e qui faccio io il ruolo del boomer, a volte sembra quasi come se i giovani siano interessati a singole battaglie e non ad una visione sistemica dei problemi. E quindi, e qui ritorniamo anche all'ultimo sondaggio, i giovani che hanno risposto sembrano voler fare attivismo tramite le NGO o l'ONG, insomma, che sono infatti delle associazioni che sposano singole tematiche, come per esempio le associazioni ambientali, però poi quando si tratta di partecipare a partiti politici che devono esprimere invece una visione politica e sociale più ampia, non sembrano interessati. E quindi volevo chiedervi una riflessione su questo. Che cos'è che fa scappare, secondo voi, giovani dai partiti politici? Jacopo, scusa. Mario, è una domanda enorme. Se avessi la soluzione, probabilmente sarei da Bruno Vespa e non in altre trasmissioni, ma a parte le stupidaggini, quello che dice è molto vero ed è collegato al tema forse della perdita di una visione complessiva, anche idealizzata, guardate, di società, del futuro. E allora perché tra i giovani continuano a funzionare, anche se con ritmi altalenanti, l'ideale europeo che in Italia ha sempre avuto, insomma, nell'Italia ha sempre trovato un campione da tanti punti di vista, anche nei giovani italiani, perché continuano a funzionare, per esempio, tra chi ha un livello di istruzione alto, diciamo, dalla laurea in poi? Questo è un altro tema, per esempio gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Perché queste macro battaglie globali o di area europea riescono a funzionare? Perché lì si trova forse l'ultimo aggancio a un'idea di mondo complessiva, un pochino diversa, che sia non solo immediatamente comprensibile, qui subentra anche il tema del ma io non lo so, ma io non so niente, ma io non sono in grado. Che è un problema cognitivo educativo enorme delle nostre nuove generazioni rispetto agli schemi del passato, ma anche proprio la visione di una possibilità di fare qualcosa di meglio, che è un meglio generico, che magari sta nell'aria e al quale però ci si può agganciare. Mentre sulla politica locale, regionale, nazionale, tutto questo è più difficile perché siamo bombardati da un'overdose quotidiana di notizie che ci fanno perdere un po' il filo tra quello che è la necessità immediata, sulla quale di solito si innesta il dibattito politico più caldo, e la necessità futura che scompare totalmente dal news. Qual è il piano, per esempio, anch'io come cristiano mi occupo di clima e energia, oltre a tutto questo che abbiamo detto, qual è il piano dell'Europa o dell'Italia da qui a 30 anni o da qui a 50 anni per l'energia che produciamo, oppure per la partecipazione dei giovani e il diritto allo studio, oppure, ecco, questi temi sono completamente assenti nel macro dibattito, lì si ritrovano o in alto, in alto, in alto, in quello che dicevamo prima, o nelle micro singole cose. E allora perché i giovani sono fuori dalla politica? Perché c'è un senso di spaesamento. Perché quando si va a una riunione di magari un partito, di un'associazione politica, si trova una vastità di visione alla quale non siamo abituati. E in questo senso è utile tornare con umiltà a essere coscienti che non si può essere solo tuttologi da dirette Instagram e TikToker che sanno parlare di tutto, ma persone che magari sanno qualcosina di una cosa. E questo è un punto importante. Ragazze, ragazzi, se una cosa vi piace e la state vivendo, ne sapete più di tanti altri, non fatevi dire che non è vero, perché da qualcosa bisogna partire. E su quello che non si conosce, affidarsi a chi ne sa di più. Ed è questo affidarsi che manca. Manca nelle famiglie che non si affidano più all'insegnante a scuola perché magari hanno lo stesso livello di istruzione e lo vedono come un pari. Manca nella società in generale rispetto alla politica nazionale, ai grandi capitani di impresa anche sostenibile. Il mio è un lessico da boomer, mi rendo conto. Però manca questo senso di affidarsi e di provare a mettere il proprio pezzettino. La vastità sconvolge, però bisogna provarci. Grazie mille Jacopo. Mi hanno appena detto che c'è una domanda dal pubblico, da Cleonichi. Sì, salve a tutti, buongiorno. In realtà la mia non è tanto una domanda, è più un intervento, una riflessione. Mi sono sentita molto stimolata dalle cose di cui avete parlato. Io sono una studentessa universitaria, mi sto specializzando in studi europei per l'appunto, e faccio parte di un'associazione di promozione sociale che si chiama Le Discipline e che lavora a Firenze.
tra i vari progetti che noi facciamo nelle scuole, soprattutto fiorentine, ma siamo inseriti in una rete nazionale, il WeCare, e alcuni di questi li portiamo in realtà in tutta Italia, ce n'è proprio uno che parla della partecipazione giovanile sulle tematiche europee, che si chiama Meridiano d'Europa. E mi ci avete molto fatto pensare, perché è proprio uno spazio che nasce con l'idea del dare ai ragazzi delle scuole superiori e dei primi anni di università l'opportunità non soltanto di informarsi sulle tematiche riguardanti l'Europa e l'attualità europea, ma anche di dire la loro. Penso a quest'anno che hanno avviato la conferenza sul futuro dell'Europa, una delle attività che noi abbiamo fatto anche con l'aiuto di Europe Direct Firenze è stata quella di far conoscere ai ragazzi l'Europa dentro la loro città, ma anche di fargli discutere e di chiedere loro quali sono le proposte che loro vorrebbero fare all'Europa. E devo dire che in realtà l'interesse c'è. La voglia di parlare, la voglia di partecipare, anche di farsi un'idea più a 360 gradi e non soltanto settoriale, quindi appunto solo sull'ambiente, solo sull'inclusione sociale, in realtà si vede. È che c'è molto la sensazione che da una parte i giovani non abbiano le competenze per essere ascoltati, una cosa che diceva prima anche Cristiana, e dall'altra parte che appunto questi spazi non ci siano. Ecco, io credo che un po' gli spazi ci sono, un po' una cosa che noi ci teniamo tanto a dire in associazione è che a volte gli spazi bisogna anche un po' prenderseli e crearle queste occasioni per dire la propria voce in qualche modo e per comunicarla anche alle istituzioni. Poi ovviamente è sempre importante avere anche una controparte, un'istituzione che ti ascolta e che ti dà un responso. E devo dire che in questo progetto secondo me è veramente ben fatto, perché dà a noi che lo animiamo, ma anche ai ragazzi stessi, l'opportunità di confrontarsi con le istituzioni, con le realtà sociali e della società civile dei vari paesi che poi incontriamo, perché ecco, altra cosa che forse non ho detto molto bella, noi partiamo dai laboratori nelle scuole, ma poi facciamo sempre un viaggio in cui portiamo i ragazzi in un paese europeo e non solo, perché siamo stati anche in Serbia a parlare di allargamento proprio dell'Unione Europea, sentivo prima Jacopo richiamare proprio i serbi, e facciamo vedere in qualche modo, no, toccare con mano questi temi, perché spesso parlarne ci fa sempre sentire un po' distanti, a volte c'è bisogno di sperimentare le cose, di farne parte davvero, e devo dire che dopo troviamo tanta voglia di impegnarsi anche, di fare delle cose sul proprio territorio e di continuare un percorso di impegno, quindi niente, insomma mi sentivo di condividere che fosse il momento adatto, ecco, per condividere anche delle esperienze positive che ci sono e che possiamo continuare a portare avanti. Grazie mille per questo intervento. Penso, hai menzionato appunto il discorso sul futuro dell'Unione Europea. Anche io ho avuto modo di partecipare a delle iniziative giovanili con Future EU, dove molti giovani hanno proposto tante riforme dei trattati sull'Unione Europea. È bello vedere parecchia partecipazione anche oltre quello che uno si immaginerebbe. Siamo arrivati alla fine del tempo dedicatoci per questo panel, ma se Jacopo o Cristiana vogliono aggiungere qualcosa, se Mario ci dà il permesso, lo possono fare, altrimenti telegrafici proprio, perché insomma abbiamo già sforato un pochino. Telegrafici, volete. Se volete aggiungere qualcosina per chiudere. Beh, allora, molto velocemente, grazie Cleonichi, grazie Davide, grazie a tutti che ci avete seguito. Seguite l'esempio di Cleonichi, seguite il nostro esempio, datevi le condizioni necessarie affinché possiate partecipare e non smettete mai di crederci. Non so se io possa considerarmi un esempio, ma sicuramente chi era con me oggi pomeriggio lo è, e lo è anche per me, e non abbiate timore nel dire quello che pensate, perché non si è mai preparati nella vita, ma a un certo punto ne avremo vissuti abbastanza da poter dire qualcosa anche da giovani, e soprattutto da giovani, perché chi giovane non è più non sa cosa state pensando e cosa state vivendo, e quello che potreste dire può apparire, grazie Davide, rivoluzionario. A presto. Grazie mille a Marta, grazie a Cristiana e grazie a Jacopo.
perché penso sia venuto fuori un panel molto molto interessante. Grazie anche per le testimonianze che sono state presentate dai nostri ospiti collegati. E quindi vi ricordo ancora una volta l'importanza di compilare il feedback che trovate in chat. È estremamente importante per noi perché ci dà la possibilità anche di misurarci, di sapere come siamo andati e di migliorarci. E vi invito ovviamente a utilizzare, ad interagire con noi ancora una volta tramite i social, con gli hashtag che abbiamo preparato, non solo Erasmus e Civica Public Lecture, e dire a questo punto che possiamo concludere con un altro sondaggio, un ultimo sondaggio che vi chiederei, e cioè what will you remember from today's Tour d'Europe in one word? Quindi di scriverci qual è la parola che vi porterete dopo queste ore passate insieme online. E vi chiedo appunto di interagire con noi. Abbiamo avuto modo appunto di parlare di tanti temi, di temi diversi. Abbiamo iniziato parlando di sostenibilità e di clima. Siamo passati a parlare poi di violenza di genere online e adesso quest'ultimo panel sulla una più ampia partecipazione attiva da parte dei giovani su come i giovani possono ottenere forme di rappresentanza e utilizzare forme attuali di partecipazione, rimedi attuali di partecipazione. Non so se stiamo già ricevendo delle parole dagli utenti collegati. Intanto io ne approfitto mentre scorrono, come possiamo già vedere alcune parole. Volevo ringraziare tutti voi che avete interagito con noi, che siete stati con noi per tutto questo tempo. Grazie mille, spero che l'evento vi sia piaciuto e che sia stato stimolante e che abbia dato vita a delle riflessioni importanti. Ringrazio anche i tecnici qui presenti di Tecnoconference per aver reso l'evento possibile e ovviamente ringrazio l'Istituto Universitario Europeo e la Piattaforma Civica per aver reso questo evento, il Tour d'Europe, un qualcosa di realizzabile. Guardiamo un attimo le parole che sono venute fuori. Future, engagement, youth, passione, perseveranza, coraggio. Excellent topics, engaging subjects. Bene, grazie per averlo ingrandito, che mi stavo per diventare, ecco, stavo per perdere la vista. Tolerance, courage, Italian language, grazie, very well organized, civica, great afternoon, insomma, tante tante parole positive. Ci arrivano anche dei commenti in diretta. Grazie a voi, grazie mille anche a Charlotte che ha appena scritto, grazie per aver partecipato, per essere stati con noi. Dunque, ancora alcuni ringraziamenti da fare, molto importanti. Ovviamente il team che ha reso possibile tutto questo, il team di persone, alcune delle quali sono anche qui presenti, Aurélie Villanueva, Cristi Petit, Alessia Manco, James Nibon e Mariana Barata, team di ricercatori e ricercatrici dell'Istituto e di membri dello staff amministrativo, e anche Soraya qui presente, dell'Istituto, che ci hanno dato una mano nella realizzazione di questo evento. E seguiteci, vi invito anche a seguirci sui nostri canali social, potete seguire l'European University Institute, ma anche gli Engaged Academics e Thoughts for Europe su Facebook, Twitter e Instagram. Scriveteci, continuiamo a sentirci, facciamoci sentire, che era un po' il messaggio di questo evento, facciamoci sentire, continuiamo a sentirci, teniamo viva questa interazione. E poi chiederei alla regia di mostrare la slide del prossimo Tour d'Europe, se possibile, ecco. Il prossimo Tour d'Europe, che è organizzato da Sciences Po a novembre, quindi da Sciences Po Paris a novembre, e riguarderà il tema della crisi climatica nello speciale contesto della COP26 di Glasgow. Quindi ancora una volta praticamente si ritorna a parlare di sostenibilità di clima, ma questa volta avendo in testa le negoziazioni importanti che avranno luogo fra qualche mese in Scozia, a Glasgow, nell'ambito della COP26. Quindi
Cristi ci ricorda anche in chat quali sono i nostri account sui social. Toss for Europe, ripeto, Engaged Academics, ma seguite anche l'Istituto Universitario Europeo, European University Institute, su Instagram, su Facebook, su Twitter. Non siamo presenti, mi pare, su altre piattaforme, forse su LinkedIn. Detto ciò, ripeto, continuiamo a tenerci in contatto. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno interagito con noi. Ringraziamo ovviamente ancora una volta Civica. Da Villa Schifanoi a Firenze è tutto. Vi auguro una buona serata e grazie.